gioco. Terra Mauri e DVD Sarrano. Operazione è pronto a partire. Allora, vi faccio un cenno, se cerchi di essere la variante, vi faccio un cenno quando è il vostro, quando vi dovete avvicinare qua. Oriento io mentre appena salgono con il mio. Per favore? Certo. Sì, sì.
tutti voi, ben trovati. Come state? Fatevi sentire. Grazie, grazie di essere qui, è un vero piacere vedervi così numerosi. Sicilia vera chiama e la Sicilia risponde, è qui presente, grazie. Oggi facciamo un passo in avanti nel lungo percorso che ci porterà a Palazzo d'Orlean, alla conquista di Palazzo d'Orlean con il nostro sindaco di Sicilia, Cattaneo De Luca. Voglio salutare e ringraziare anche tutti gli amici, tutte le amiche che ci stanno seguendo in questo momento in diretta Facebook. Siamo in diretta sulla pagina Cattaneo De Luca, sindaco di Sicilia Vera. E siamo in diretta anche, ringrazio, Sesta Rete sul canale 215, quindi potete seguirci anche da casa in televisione. Allora, l'evento di oggi rappresenta l'occasione per fare il punto della situazione sul programma che vogliamo portare avanti. Rappresenta l'occasione per presentarvi le donne e gli uomini che hanno detto sì, che hanno detto ci sono per questo progetto che vuole, come ormai sapete, allontanare, sconfiggere, in qualche modo dare una nuova linfa alla politica siciliana e abbattere una volta per tutti la banda Bassotti della politica. Questo ormai è chiaro. Lo faremo insieme, lo faremo grazie al contributo di ciascuno di voi, grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, che credono in questo progetto e che ci sostengono. Prima di iniziare, di entrare nel vivo della manifestazione, di presentarvi anche i nostri primi candidati ufficiali, coloro che in queste settimane in giro per la Sicilia abbiamo incontrato e hanno detto sì, ci sono al vostro fianco, sono al fianco di Cattaneo De Luca per questa nuova scommessa. Ecco, prima di presentarvi loro, voglio però rivivere insieme a voi quello che è stato il percorso di Sicilia Vera, e lo facciamo attraverso un video che ci racconta come tutto è nato, che ci racconta alcune delle fasi salienti di questa avventura e di questo percorso. Lo guardiamo insieme. Era il 31 marzo del 2007 e all'Hotel San Paolo di Palermo nasceva il sogno di questo giovane 35enne. Oggi è nata Sicilia Vera! Questo signore aveva già idee chiare sui principi della politica. Non mi faccio dire, non mi faccio ubriacare, non mi faccio piangere, perché io sono sinceramente a servizio di chi mi ha votato. E già 15 anni fa aveva un piano ben preciso. Credo che il sistema possa cambiare soltanto se uno non è invischiato e quindi non è ricattato. Non è condizionabile, non si è ubriacato del potere, magari con genuinità e sincerità gli darà piano piano una spallata al potere. Ma chi è davvero questo ragazzo? All'anagrafe Cattaneo Roberto Salvatore De Luca, classe 1972, nasce in un piccolo paese della provincia di Messina, Fiume di Nisi. È stato consigliere comunale, sindaco di Fiume di Nisi, sindaco di Santa Teresa di Riva, due volte deputato regionale e infine sindaco di Messina. Ma per capire davvero chi è Cattaneo, bisogna andare nel posto dove tutto ha avuto inizio. Sindaco, benvenuti nella metropoli di Fiume di Nisi. Questa è la tua città. Un caffè? Assolutamente sì. Tutto è nato qui? Sì. Quanti abitanti fa? 10.000 abitanti, 1.000 persone, 9.000 pecore e capre. Questo era il bar Gugliotto e Cascio, allora si chiamava, ora solo Gugliotto perché Cascio è uscito. Qui ho fatto il barista per due estati, nell'86 e nell'87, cioè ho 14 anni. Ho fatto il muratore con
papà perché avevo l'obiettivo di comprarmi la macchina con i miei soldi e ci sono riuscita, la mia Opel Corsa 1200 iniezioni. L'hai ancora? È l'unica macchina che ho, anche perché io non so ci buttare manco un scecco. Ecco qua. Sai che c'è il maestro per caso? Io un'azzurra, ho visto l'azzurra, la voglio. È un biscotto proprio antico. Ah sì. Si faceva dagli anni 20 in su. L'assaggio pure io, scusa che te no. Lui è il maestro. Eccolo. Ma era bravo a fare i caffè. Bravissimo, bravissimo. Sicuro perché qua ce l'hai davanti. No, no, era bravo. Lo sai fare ancora il caffè? Possiamo provarci. Come viene via? Non lo bevo. Andiamo quello a uno. Cassetto è rimasto uguale. Ma infatti, sempre scassato. Mi ricordo sempre questa cosa. Battuta una. Ok. Io li faccio stretti, Ismaele, guarda, è una crema. Effettivamente, ragazzi, non è male. È come andare in bicicletta, non lo dimentichi mai. A guardarsi è buono. Bisogna vedere anche se lo bevo, se è buono, se no. Dobbiamo vedere gli effetti collaterali dopo. Io ne so. Non ti devo tenere. Sindaco di Sicilia sa fare anche i caffè. Approvato. In base per i gelati si mettono i colori più chiari e poi quelli più scuri. Io voglio pistacchio, sindaco. Tu pistacchio? Panna ne vuoi? Sì. Guarda sta panna che dice mangiami, mangiami. Si ricorda pure il movimento, ragazzi. Ecco qua, un assaggino. Io invece metto nocciola, che è il mio preferito. Sì. Questo pistacchio è pazzesco, eh? Grazie. Ma è buonissimo. Questa è Piazza Matrice, la piazza principale di Fiume di Nisi. Questa è la chiesa dedicata alla Madonna Annunziata. Si festeggia il 24 e il 25 di marzo. Questo qui, ancora mi ricordo la scena, il balcone dove ho fatto il mio primo comizio. Appena 18 anni fa ero candidato al Consiglio Comunale a Fiume di Nisi, era aprile del 1990. Mi ricordo ancora come mi tremavano le gambe. Questa invece è la sede del vecchio municipio. Quando ero sindaco io ero qui. Questa era la mia stanza. Perché tu sei stato sindaco di questa città? Sono stato eletto sindaco a maggio del 2003. Cioè, è qui che parte la tua passione politica? Ho sempre sognato, passeggiando lungo il torrente, di avere un ruolo importante. È stato sempre il mio sogno. Da ragazzino seguivo i comizi che si facevano una volta. Questa passione mi ha portato ad arrivare a questo punto. Cosa spinge un ragazzo che nasce in questo piccolo paese a sognare in grande? Probabilmente anche la voglia di riscatto, perché un paese come Fiume di Nisi, 1000 abitanti, io provengo da una famiglia molto umile, mia madre contadina, mio padre muratore, il sogno di andare oltre. E oltre Cateno ci è andato per davvero. Infatti nel 2018 dal suo piccolo paesino è diventato sindaco di una grande città, Messina. Ma non si è fermato mica qui. Dopo aver incassato risultati importantissimi si è dimesso con il desiderio di portare la sua esperienza fino alla presidenza della regione siciliana. Una grandissima sfida che passa ancora una volta per Messina. Come ci sei finito a fare il candidato sindaco di Messina? Questa è una bella domanda. Il buon Cateno De Luca, nella sua esuberanza, mi disse: tu tieniti sempre pronto. Sai, queste cose un po' così, come va il buon Cateno De Luca. Il giorno in cui si è dimesso, mi chiama, mi chiude la stanza e mi dice: io ho pensato che tu puoi essere la persona adatta a ricoprire questo ruolo e questo incarico delicato. Tu non sei un politico, tu sei un tecnico puro, no? Sì, io sono un tecnico puro, non è mica una cosa negativa essere tecnico. Sei un po' il Draghi di Messina. Non ci allarghiamo, Draghi è un nome importante e pesante, però poter dire che oggi Messina può avere un tecnico buono alla guida di una città che ha bisogno di una conoscenza importante, questo sì, me lo sento. Tu sei un po' il Cateno De Luca senza la parolaccia. Le parolacce poi scappano. Pure tu ogni tanto lo dici minchia. Ti capita. Magari capita meno spesso di quanto lo dice lui. Il suo effetto è diverso dal mio, ma io sono abbastanza concreto su altri tipi di atteggiamenti. Io la passione della politica l'ho sempre avuta. C'è chi si ricorda che nell'85, cioè ho 13 anni, e prendevo appunti mentre facevano i comizi tra una fazione e l'altra. E questo è stato una voglia di riscatto della nostra terra. La passione politica ti ha trasmesso ad un giovanissimo, oggi sindaco di Santa Teresa di Ripa e deputato al Parlamento siciliano, che ha conosciuto Cateno in un'occasione particolare. Organizzavo serate in discoteca e lui voleva avvicinarsi al mondo dei giovani, ai tanti ragazzi che allora insieme a me facevano questa esperienza. Io non ne volevo sapere nulla di politica, mi chiese di organizzare due feste, gli risposi che le due feste sicuramente le avremmo potuto organizzare, che gli garantivo la presenza di non meno di 500 persone, gli chiesi anche di non chiedermi il voto, rispondendogli che per me erano tutte stessi, in realtà mi sbagliavo. Cateno De Luca si presentò in discoteca vestito come? Noi ci aspettavamo il classico politico in giacca e cravatta, lui venne con jeans, giubbottino di pelle, si mise
a ballare con noi, è riuscito a inserirsi nel nostro mondo, a stare insieme a noi. Tu non hai mai lasciato questo paese, torni sempre, no? Assolutamente, la mia famiglia continua a vivere qui. Per me ritornare a Fiumedinisi significa mantenere sempre il contatto con la realtà. Qui è come se il tempo si ferma, no? È totalmente in contrasto con le dinamiche frenetiche che noi viviamo. Questo è lo champagne di Fiumedinisi, eh? Questo era il nostro campo di calcio. Si giocava a porta unica. Oh, una cosa incredibile. Quando andava a finire il pallone in questi balconi, noi salivamo e ce lo prendevamo. Ma ci prendevamo anche da queste file. Come non restammo pezzate, non si sa. Ma la tua casa? Eccola là di fronte. Lì sono nato, 18 marzo del 1972. Sono nato esattamente lì, primo piano, camera da letto dei miei genitori. Cominci a raccontare della politica regionale da casa tua a Fiumedinisi. Le famose dirette con la spermuta d'arancia. Se si coinvolgessero i palazzi del potere con questo amore, sapore, forse sarebbe tutto più bello. Vediamo di riportare tutto alla realtà. Da dove arriva il mio filo di follia? Quando avevo 6 mesi, me lo racconta sempre mia madre, io ho ancora un passeggino rosso e lo custodisco gelosamente. Questo passeggino parte da lì, arriva qui, sbatte qui con io all'interno. Io esco illeso, ho preso la botta che mia madre ogni tanto mi ricorda. La pazzia deriva da questo. Ed effettivamente, per affrontare questo lungo viaggio verso Palazzo d'Orléans ci vuole una sana e lucidissima follia che gli uomini e le donne di Sicilia Vera hanno dimostrato di avere. Buon viaggio a tutti noi. E questo è da dove siamo partiti, il racconto di Ismaele Lavardera. Qui do un grande applauso di benvenuto nella famiglia di Sicilia Vera. Abbiamo ufficializzato solo pochi giorni fa il suo ingresso all'interno del movimento con un ruolo importante, quello di raccontare, di raccontarci, di raccontare la nostra mission, e lo abbiamo fatto. Questo è da dove siamo partiti, il percorso che stiamo facendo, dove arriveremo, lo scriveremo insieme, un nuovo film, come dice Ismaele. Iniziamo subito adesso con gli interventi che abbiamo in scaletta e voglio chiamare subito a raggiungermi il presidente di Sicilia, Giuseppe Lombardo. Buongiorno a tutti. Lasciatemi emozionare. Sono veramente emozionato. Grazie per la vostra partecipazione. E lo sapete perché sono emozionato? Perché 15 anni di storia, 15 anni di avventure, 15 anni di grandi conquiste per la nostra terra, anche in solidarietà. La vostra presenza oggi qua testimonia che questi 15 anni sono serviti a un grande progetto che si concretizzerà con Cadeno De Luca, presidente della Regione Siciliana e sindaco di Sicilia. March 2007, 9 aprile 2022, 15 anni di alti e di bassi, ma noi siamo sempre stati presenti, non ci siamo piegati, perché sapevamo che le nostre idee erano quelle giuste e oggi voi le sottoscrivete insieme a noi, perché questa è oggi la vostra presenza qua. Testimoniare che le nostre 15 anni di idee portate in giro per la Sicilia sono quelle giuste. Abbiamo fatto la prima grande avventura politica nel 2011 con la presentazione in tutti i comuni
dove si votava con il sistema proporzionale, abbiamo toccato il 3%, e siccome Cateno De Luca stava cominciando a diventare pericoloso, allora andava fermato, lo hanno arrestato ingiustamente, e noi siamo andati avanti perché sapevamo che eravamo nel giusto. Il 2012, per testimoniare che eravamo nel giusto, in solidaria, abbiamo affrontato i grandi della politica siciliana, ma per testimonianza lo sapevamo che non potevamo vincere, ma sapevamo che le nostre idee erano quelle giuste. 2017, che hanno visto il ritorno di Cateno De Luca all'Assemblea regionale, abbiamo fatto un accordo tecnico con l'UDC, ma la nostra presenza è stata determinante per eleggere Cateno De Luca deputato, per fare Danilo il primo dei non eletti, perché sapevamo che Cateno De Luca avrebbe fatto il sindaco di Messina, e Cateno De Luca è stato eletto sindaco di Messina, Danilo Giudice deputato regionale. 2018, la grande scommessa su Messina, ci dà un po' pazzi. Dice, ma queste dove devono andare? L'avete visto nelle immagini? Ci siamo presentate con una pecora a Piazza Cairoli e ci ridevano tutti alle spalle. Ma noi siamo andati avanti perché sapevamo che le nostre idee erano quelle giuste. E oggi voi siete la testimonianza di queste idee giuste. 2022, la grande scommessa, la regione siciliana. Sappiamo che c'è la sfida di Messina prima. L'avete visto con il nostro candidato Federico Basile. Ci stiamo impegnando solo ed esclusivamente in città Messina, in qualche piccolo comune, perché la nostra grande sfida è quella di eleggere Cateno De Luca sindaco di Sicilia, sindaco dei sindaci. Oggi mettiamo il primo tassello, perché vi dico che chi magari in questi 15 anni ha pensato di piegarci, di spezzarci, voi oggi siete la risposta più bella che potevamo immaginare. Grazie a tutti. Presidente del Movimento di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo, ed invito adesso a raggiungermi invece l'onorevole Danilo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, deputato regionale, coordinatore federale di Sicilia Vera. Lo accogliamo con un caloroso applauso, ben trovato. Buongiorno Cateno, il popolo di Sicilia Vera. 15 anni per aspettare questo momento. Voi non ve lo immaginate, però vi posso dire che per noi oggi è veramente una grande emozione. Siamo partiti da soli 15 anni fa, come dice ama dire Cateno, a pane e acqua. A pane e acqua eravamo tutti. Molti di voi mi conoscono, a Palermo sono conosciuto, e ne sono onorato, come il delfino di Cateno De Luca. Nella mia Santa Teresa sono conosciuto come il sindaco Bravo Caruso. E avete visto un video anche in cui c'era qualche spezzone di quella che è stata la mia esperienza con Cateno. E voglio raccontarvi qualche passaggio perché lo ritengo importante, per farvi capire alcuni concetti fondamentali. Io ho iniziato appendendo manifesti. A me non mi ha regalato niente nessuno, perché Cateno De Luca non è abituato a prendere il figlio di o a prendere la struttura di e farli diventare geni, parlamentari, sindaci. Non funziona da noi così. Sicilia Vera premia la militanza, Sicilia Vera premia la meritocrazia, e oggi noi in Sicilia siamo nelle condizioni di esprimere classe dirigente, non figli di, non gente raccomandata, no. Noi le poltrone le abbiamo sempre rifiutate, sia chiaro, anche adesso le abbiamo sempre rifiutate. Io ho iniziato appendendo manifesti, ho fatto il consigliere comunale, ho fatto il presidente del consiglio, ho fatto il vice sindaco, ho fatto il sindaco, e oggi sono parlamentare a 35 anni. Al mio posto qui ci può essere qualcuno di voi, solo se effettivamente ci crede a cambiare questa Sicilia, solo se effettivamente crede in Sicilia Vera, solo se effettivamente crede in Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. E vedete, sostituire Cateno
nel ruolo di sindaco, sostituire Cateno al Parlamento regionale siciliano non è cosa facile. Conoscete Cateno, conoscete la sua irriverenza, conoscete il suo modo di fare, il suo modo di essere, ma conoscete la sua concretezza. E la mia più grande preoccupazione è stata sempre questa. Scusate se faccio male la figura. Credo e spero di non aver fatto cattiva figura. E noi battaglie ne abbiamo fatte tante al Parlamento siciliano e continuiamo a farne tuttora. Certo, Ismaele, ti saluto, fategli un applauso a Ismaele. Ismaele è il nostro portavoce, sarà il portavoce di Sicilia Vera in questa grande avventura. Anche il presidente Musumeci ha un suo portavoce. Lo sapete quanto ci costa? Ce l'avete un'idea? 150.000 euro pagati dalla regione siciliana. Il nostro portavoce è a costo zero. Questa è la differenza fra noi e loro. Questa è la differenza. Noi queste porcherie in Parlamento non le abbiamo votate. Così come non abbiamo votato la legge che garantisce i vitalizi a quei signori. Perché noi quello che ci dice la gente lo andiamo a fare per davvero. Non ci ubriachiamo dei palazzi. Non ci facciamo prendere dall'euforia. Noi andiamo lì per rappresentare tutti voi nel miglior modo possibile. E queste sono le battaglie che abbiamo portato avanti. Lo abbiamo fatto con i lavoratori, con gli ASU, con i forestali, con i consorzi di bonifica. Lo abbiamo fatto in tutte le esperienze che abbiamo avuto la possibilità di portare avanti. Abbiamo difeso le autonomie siciliane. Quanti sindaci e amministratori presenti qui che saluto, li abbiamo difesi da soli. Perché io ero e sono l'unico parlamentare di Sicilia Vera in questo momento all'Assemblea regionale siciliana. Certo, non è facile, non è stato facile. E ve lo dico, io non ci torno al Parlamento regionale siciliano da solo, assolutamente. Io voglio tornare di nuovo al Parlamento siciliano con due caratteristiche. La prima, avere uomini e donne di buona volontà che insieme a noi possono cambiare questa terra. La seconda, avere un presidente della regione in grado di rivoltare la Sicilia come un calzino. Questo presidente della regione si chiama Cateno De Luca. Non c'è nessun altro che è in grado di farlo. Perché a destra e a sinistra hanno amministrato in tutti questi 30 anni senza riuscire a portare avanti una sola riforma. Noi li dobbiamo mandare a casa e lo faremo. La differenza fra noi e loro l'abbiamo dimostrata anche in occasioni delle europee. C'è Daphne qui che salirà subito dopo di me. E noi con un accordo in Forza Italia abbiamo portato 50.000 preferenze. Dopo 50.000 preferenze che vi aspettate? Un assessorato, un posto di sottogoverno, 2, 3, 4, 5, no. Noi siamo diversi da loro. Noi l'abbiamo fatto con la consapevolezza di chiedere una legge speciale che non serviva a Cateno De Luca, non serviva a Danilo Lo Giudice. Una legge speciale che in quel caso serviva per la città di Messina. Abbiamo fatto un accordo politico non per avere poltrone, abbiamo fatto un accordo politico per portare risultati alla gente. Lo abbiamo fatto con la legge speciale che finalmente, dopo 100 anni e più, toglierà a Messina la vergogna delle baracche. Questa è la differenza fra noi e loro. Questa è la differenza fra noi e loro. Non ci interessano le poltrone. Le poltrone le lasciamo se è il caso, ma soprattutto siamo abituati a conquistarle, come è giusto che sia. E allora, se veramente oggi noi vogliamo cambiare la Sicilia, e saluto tutti gli amici che sono presenti qui giù, che sono presenti su, ecco, se veramente vogliamo cambiare la Sicilia dobbiamo stare uniti, dobbiamo stare insieme, dobbiamo essere uomini e donne di buona volontà che hanno la voglia di rivoltare questa terra come un calzino. E io sono certo che lo faremo con Sicilia Vera e lo faremo con Cateno De Luca, presidente e sindaco di Sicilia. Grazie di cuore a tutti voi. Buona campagna elettorale, perché sarete voi i protagonisti, ricordatevelo, sarete voi, solo se scendiamo in campo tutti possiamo fare la differenza. Grazie di cuore a tutti. Grazie, grazie a Danilo Lo Giudice per il suo intervento, per il suo impegno sul territorio costantemente. E adesso invito a raggiungermi l'avvocato Daphne Musolino, componente della giunta esecutiva del Movimento Sicilia Vera. Buongiorno, benvenuti. Voi non lo sapete, vi vedete soltanto là, ma io che vi vedo da qua, vi vedo e siete bellissimi, bellissimi, e vi ringrazio. Siete il popolo di Sicilia Vera. Siete qua presenti e noi non possiamo che essere orgogliosi, contenti, entusiasti. La giornata è la più bella. Sicilia Vera. Dice Sicilia Vera significa che siete veri? No,
Sicilia vera significa che siete veri, ma che siamo anche verso un'economia regionale autonoma. Siamo indipendentisti, siamo autonomisti, siamo democratici. Questi sono i nostri strumenti e voi siete qui oggi a testimoniare che quello che dico è vero. E allora proprio perché ci teniamo a che il popolo di Sicilia vera partecipi, ma non come gli altri partiti fanno le assemblee e poi decidono al chiuso. Abbiamo innovato il nostro statuto e oggi io vi dico che abbiamo tre strumenti nuovi, assolutamente innovativi, non li ha nessuno. Abbiamo la piattaforma Orgoglio Siculo, perché voi sentite sempre che Cateno De Luca dice che noi vogliamo formare la nuova classe dirigente siciliana, ma come la dobbiamo formare questa classe dirigente siciliana se ognuno si tiene le cose che sa per sé e non le dice mai a nessun altro? Noi invece ci crediamo, per noi la conoscenza e la diffusione della conoscenza è il grande valore di Sicilia Vera. Ve l'ha raccontato, Danilo Lo Giudice, attaccavo manifesti ad essere sindaco, ma non perché sull'onda emotiva di Cateno De Luca è stato eletto, ma perché ha dimostrato sul campo di aver acquisito le competenze per farlo. Io stessa faccio un'esperienza importante con Sicilia Vera, inizio, sono avvocato, divento assessore, lo sono stata per quasi 4 anni, candidata alle competizioni europee del 2019 con un risultato sorprendente, ve l'ha raccontato Danilo Lo Giudice, che ci ha portato a un grande obiettivo, il risanamento della città di Messina. Ma tornando a noi, piattaforma Orgoglio Siculo è una piattaforma interattiva, ognuno di voi iscrivendovi a Sicilia Vera può entrare in questa piattaforma e che cosa scoprirà? Tutto quello che si può fare, tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. E quando avrà un dubbio e vorrà sapere come si fa un'occupazione suolo, come si fa una manifestazione, come si organizza una licenza, cosa si deve fare per un fioraio che chiede per quale motivo non gli consentono di occupare il suolo pubblico, la piattaforma gli darà le sue risposte, perché ci saremo tutti noi nei nostri vari ruoli, amministratori locali, dirigenti, commercianti, imprenditori, ognuno metterà a disposizione le sue competenze per Sicilia Vera e per tutti noi. Grazie. Ma poi abbiamo un altro strumento, che sono i gruppi di liberazione. Sono dei gruppi che possono essere formati sempre accedendo sulla piattaforma con 15 componenti minimo. E qual è la grandezza di questi gruppi? La forza è che sono dei gruppi informali, sono smart, sono immediatamente operativi. Ognuno di loro elegge un portavoce al suo interno e tramite questi gruppi di liberazione voi potete scegliere di portare degli argomenti sulla Sicilia Vera, di scegliere che Sicilia Vera si occupi di qualcosa in particolare, di sostenere gli argomenti di Sicilia Vera, di organizzare un evento, una manifestazione, tutto viene sempre controllato e comunque coadiuvato da Sicilia Vera, ma con la grande autonomia dei gruppi di liberazione che possono lavorare indipendentemente e con grande spirito democratico e soprattutto con grandissima trasparenza. Questa è la quota vera, il vero valore di Sicilia Vera. E poi abbiamo i comitati territoriali, che sono le strutture territoriali, quelle che si possono aprire in ogni provincia, in ogni comune, quelli che vogliamo vedere in ogni comune, che saranno la rete di collegamento satellitare di Sicilia Vera in tutto il territorio regionale. Ci fermiamo qua? No. Vogliamo essere più trasparenti ancora, più veri ancora, più concreti ancora. E vi chiediamo, aderite a Sicilia Vera, sottoscrivete la piattaforma, entrate nel nostro movimento, scoprite quanto è bello essere siciliani, il nostro vero orgoglio siculo, e se decidete di candidarvi con noi abbiamo preparato un documento, si chiama Patto di Fedeltà. Qualcuno quando sente questa parola storce il naso, gli sembra, ma che fai, li puoi vincolare? No. Cosa c'è di più bello di sapere che Sicilia Vera è a disposizione di ognuno di voi, e voi nel momento in cui entrate nella famiglia di Sicilia Vera, consapevolmente, responsabilmente, ma soprattutto liberamente, ci dite che voi sosterrete insieme a noi Sicilia Vera. Noi non abbiamo finanziamenti, non li vogliamo, non ci interessano, ci autofinanziamo, diamo una parte di tutto ciò che riceviamo nelle nostre cariche politiche a Sicilia Vera, e poi il ragioniere, che è il grande dottore Picciolo, documenta e testimonia tutto ciò che noi facciamo, e tutto quello che realizza Sicilia Vera lo realizza con le sue risorse. Non c'è niente di più bello di dire siamo autonomi, siamo indipendenti, siamo trasparenti, siamo democratici, siamo Sicilia Vera. Grazie.
Grazie Daphne Musolino, lo diceva lei, chi tiene i conti, il nostro geometra, il nostro commercialista, colui che ha in mano tutti i numeri, Pietro Picciolo, tesoriere del Movimento Sicilia Vera. Buongiorno a tutti. Geometra non me l'avevano mai detto, però. Sì. Non ti preoccupare, tranquilla, va benissimo, va benissimo. Buongiorno a tutti, e un filo di emozione anche nella mia voce probabilmente. Beh, un minuto per capire il perché di tutto questo e di questo entusiasmo. Il 1 ottobre 2021 a Taormina l'Assemblea dei Soci ha fatto un passo importante, che è stato quello di deliberare le modifiche statutarie necessarie affinché venisse presentata l'iscrizione dell'Associazione Sicilia Vera al registro dei movimenti e partiti politici. Un passo importante, un passo che è stato necessario fare e che si è fatto proprio perché l'onorevole Cateno De Luca e l'onorevole Lo Giudice nel 2017, partecipando alle regionali, hanno ottenuto un risultato a suo tempo sicuramente sperato e con l'accordo che a suo tempo venne fatto con un altro partito politico. Era necessario fare questo passo perché tutta questa gente che si muove, tutti questi eventi, hanno necessità di essere chiaramente, come diceva anche l'avvocato Musolino, finanziati. Le spese ci sono e sono anche tante, e la legge nel 2014 ha limitato i finanziamenti ai partiti e quindi i soldi da qualche parte devono arrivare necessariamente. È stato fatto, diciamo, questo passo, e che a brevissimo, se non ci sono altre novità, dovrebbe avere esito positivo da parte della commissione che sta decidendo sulla liceità dello statuto e sull'iscrizione di Sicilia Vera al registro dei movimenti e partiti politici. E questo ci permetterà di poter usufruire chiaramente di quei finanziamenti che la normativa permette, sia di natura privata ma anche legati al famoso 2 per 1000. Questo è un percorso importantissimo. Mi permetto in questo mio brevissimo intervento di ricordare che è necessario, affinché tutto questo vada avanti, che ognuno di noi, io dico due numeri perché è la mia attività, in questo momento siamo circa 1100 iscrizioni, qua dentro ci sono 1500 persone, mancano 400 persone che ancora non hanno fatto il tesseramento a Sicilia Vera. È importante che ognuno di noi faccia, prima di ogni cosa, prima di dire di essere parte di Sicilia Vera, di dare il proprio contributo con 10 euro, quello di richiedere l'iscrizione e il tesseramento a Sicilia Vera. È una cosa carina, vi arriva pure una tessera, è una cosa importante, perché questo ha permesso anche in questo momento, con queste per esempio 10.000, queste 1.100 iscrizioni, di affrontare quelle che sono le spese per organizzare tutto questo. Altra cosa importantissima, si parlava di trasparenza. Voi sapete, nel leggere lo statuto, che noi abbiamo tre qualità di soci: il socio attivista, che siamo tutti soci attivista, e i soci ambasciatori e i soci simpatizzanti. I soci ambasciatori sono tutti coloro che rivestono cariche nelle autonomie locali, nel Parlamento regionale, nel Parlamento nazionale, ce lo auguriamo e sicuramente sarà così. E queste cariche permetteranno a Sicilia Vera di ricevere dei contributi delle entrate sotto forma di contributi da parte degli stessi candidati, in una percentuale che nel leggere lo statuto è semplice da individuare, che va dal 10 al 15% della indennità lorda che ognuno di questi soci ambasciatori riceverà durante il proprio incarico. Questo permetterà chiaramente a Sicilia Vera di affrontare quella che è l'attività sociale, perché alla fine siamo sempre un'associazione e come tale abbiamo necessità di affrontare tutto con la liquidità che finora, e questo lo dicono i numeri, lo dicono i bilanci approvati dall'Assemblea dei Soci, è stato sempre affrontato con l'impegno, direi da far venire
diciamo, i brividi della persona che finora ha creduto in tutto questo e alla quale ognuno di noi guarda, perché è un esempio per tutti noi, che è Cateno De Luca, che finora ha finanziato Sicilia Vera con le proprie indennità, i cui numeri non li dico ma sono scritti sul sito dell'associazione, e che hanno 6 zeri. E allora tutto questo deve, come dire, in un certo senso farci capire che noi, ognuno di noi, deve dare il proprio apporto. E allora io vi raccomando, ve lo chiedo, perché ho bisogno di soldi e ho bisogno che Sicilia Vera abbia la disponibilità, perché, come dire, ci crediamo tutti, ma per crederci dobbiamo affrontare ogni cosa e dobbiamo sganciarci da quelli che sono gli accordi che nel 2017 sono stati fatti. Sicilia Vera deve affrontare con le proprie finanze tutti gli obiettivi e tutti gli impegni che da ora in avanti deve affrontare. Per cui tesseratevi, date contributi, se sul sito ci sarà messa a disposizione la normativa che prevede e cosa prevede per poter contribuire privatamente al finanziamento di Sicilia Vera. Io vi ringrazio e ringrazio principalmente Cateno De Luca per tutto quello che mi sta permettendo di fare. Grazie e buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie, grazie al nostro tesoriere Pietro Picciolo. E a proposito di contributi, voglio ricordare, sono stati allestiti degli stand con dei gadget anche che abbiamo pensato per l'occasione, per ricordarci di questo giorno e per aiutarci con l'acquisto, donando qualcosa anche di, appunto, andare avanti nel nostro percorso, nel nostro viaggio, in questa scommessa che facciamo tutti insieme. E adesso siamo pronti a presentarvi gli uomini e le donne che hanno scelto di scendere in campo con noi, al fianco di Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. In queste settimane, nel mese scorso, siamo stati in giro per la Sicilia, abbiamo incontrato tantissime persone, abbiamo respirato l'entusiasmo di uomini e donne che vogliono cambiare questa terra e abbiamo registrato l'entusiasmo attorno a questo progetto, attorno alla figura di Cateno De Luca come presidente della regione siciliana. E molti ci hanno detto: ci sono pronto a scendere in campo al vostro fianco. E oggi è qui, su 241 comuni delle 6 province della Sicilia orientale, mi piace sottolineare che sono presenti le rappresentanze di ben 131 comuni. Fatevi sentire, fatevi vedere, perché so che vedo anche degli striscioni, vedo dei segnali che vi rappresentano. Grazie a tutti voi per essere qui e grazie a le candidate e i candidati che hanno scelto di esserci e che adesso siamo pronti a presentarvi. E allora partiamo dalla provincia di Catania e voglio subito presentarvi Claudio Collura. Con la lista Sicilia Vera, con Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. Sono un medico anestesista, avevo giurato a mia moglie che mai poi mai avrei fatto politica, perché in passato l'ho fatta, però da quando Cateno De Luca è sceso in campo non potevo non dire a mia moglie di sollevarmi da questo giuramento. La cosa bella che mi è successa è quella che mia moglie ha detto: anch'io mi iscrivo a Sicilia Vera. Questo è stato per me una gran bella cosa. Condivido tutto quello che Cateno De Luca sta facendo, lo ha fatto nei piccoli paesi come Fiume di Nisi e Santa Teresa Riva, lo ha fatto anche a Messina, risanando un comune che era, come dice lui, sgarruato. Lo ha risanato, ha messo in ordine i conti, da 550 milioni è sceso a 140, e ha fatto una cosa molto ma molto bella, quella di aver tutte le baracche. In questo ho deciso di scendere in campo e di essere al suo fianco in questa battaglia per la regione, per la candidatura, affinché lui diventi veramente il sindaco di Sicilia. Claudio Collura, grazie. Grazie a voi, grazie a te. Io ho 2 battute per dire solamente qualche cosa. Caro Cateno, non sei tu il solo a girare con la lanterna. C'è il 53% dei siciliani che non va a votare
che hanno la lanterna e cercano il presidente della regione siciliana, perché negli ultimi anni il presidente della regione siciliana, come dici tu, sciagura, iattura. Io dico ancora di peggio, perché un presidente della regione non potrebbe mai pronunciare parole del tipo: l'identità siciliana è una fesseria. Ma che vergogna, tu non la dovrai mai dire questa cosa. Io, pur non essendo messinese, ti ho seguito leggendo il tuo programma elettorale, leggendo la tua relazione di mandato, di inizio mandato, leggendo i tuoi 3 libri. Chi vuole conoscere una persona deve anche leggere, seguirla. Caro Cateno, tu oggi sei il di dare fiducia e speranza a un popolo calpestato. Piacere che anche tu, come me, ti dichiari autonomista, ti dichiari sturziano, e hai fatto una cosa che nessuno mai è stato ricordato qua poco fa. Fai un accordo politico non per avere l'accordo politico ricevuto, ma lo hai fatto per gli ultimi, per le baracche, ridato dignità a migliaia di famiglie. Ma cosa volete da un amministratore? Che cosa volete, cari messinesi? Questo è De Luca, e io proprio sono andato da mia moglie in ginocchio a dirle: fammi candidare. Grazie Cateno. Grazie Claudio Collura. E vi presento adesso il secondo candidato per la provincia di Catania, Antonio Danubio. Mi chiamo Antonio Danubio, sono candidato nella lista Sicilia Vera con De Luca, sindaco di Sicilia. Sono un consulente aziendale, nel passato ho ricoperto cariche elettive come consigliere provinciale di Catania e prima ancora ero vice sindaco del Vado la Sicilia a distanza, non ho ricoperto ruoli politici, ho pensato di ricandidarmi per la Sicilia. Ho scelto Cateno De Luca perché secondo me è la persona giusta che può governare la Sicilia. La Sicilia non ha bisogno di governatori che vengono scelti dai partiti. Il governatore Sicilia deve essere scelto dai siciliani. Antonio Danubio. Buongiorno a tutti e benvenuti. La presenza di così tanta persone vuol dire qualcosa. Io sono orgoglioso di fare parte di Sicilia Libera. Credo nella politica libera. Sono un uomo libero. E ho deciso di candidarmi perché amo la mia terra, anzi la nostra terra. E penso con Cateno De Luca, sindaco di Sicilia, avremmo degli ottimi risultati. Perché Cateno De Luca è una persona che la politica la fa per amore, per passione. E come la facciamo tutti i candidati che saremmo candidati in questa lista. Pertanto io ringrazio Cateno De Luca. La cosa importante che non è stato lui a cercarmi. In questi mesi mi hanno cercato tanti della banda Bassotti, io ho detto no, io andavo dietro De Luca, perché cari siciliani, nei momenti più difficili di questa pandemia l'ho lasciato solo a Cateno De Luca e difendeva la Sicilia. Caro Cateno De Luca, chiudo e ringrazio a tutti, ma con Cateno De Luca ci sono delle persone che conoscono la macchina burocratica, che hanno cercato di farci fuori, ma noi sappiamo come muoverci. Noi siamo per i siciliani. Grazie a tutti.
Grazie ad Antonio Danubio della città di Catania. Adesso vi presento invece Santo Primavera da Giarre. Santo Primavera, sono candidato con la lista Sicilia Vera per De Luca, sindaco di Sicilia. Sono un avvocato, ho esperienza da amministratore locale, sono candidato al collegio di Catania e ho scelto De Luca per un motivo molto semplice. Oggi c'è una spaccatura tra la politica tradizionale e la società. La politica che cerca di sedersi sempre attorno al tavolo, la società e il popolo che oggi più che mai vuole ribaltare questo tavolo. E Cateno De Luca interpreta bene questo spirito per demolire, come dice lui, questa regione che purtroppo non funziona e costruire una regione nuova, una regione che centri verso le periferie, una regione che crei opportunità di sviluppo, una regione che semplifichi, una regione che crei opportunità di lavoro. Santo Primavera, prego, davanti al podio. Caro Ismaele, a proposito di film, non so se ricordi il film di Vanzina, A spasso nel tempo. Oggi la politica siciliana è un ritorno al passato e questa macchina infernale, caro Cateno, la puoi rompere solo tu. Solo tu puoi rompere questo incantesimo. Solo noi possiamo dare una speranza a questa terra martoriata. Forza Cateno, forza siciliani, forza Sicilia libera. Grazie, grazie al nostro candidato Santo Primavera. Adesso siamo pronti a presentarvi i primi candidati per la provincia di Messina e iniziamo con Danilo Lo Giudice con questo video. Sono Danilo Lo Giudice e anch'io sono candidato di Sicilia Vera con De Luca sindaco di Sicilia. Nonostante la mia giovane età ho ricoperto diversi ruoli nell'amministrazione fin da 18 anni, ma ho iniziato appendendo manifesti, come giusto che sia, facendo la giusta gavetta. Ho fatto il consigliere comunale, il presidente del consiglio, il vice sindaco e sono attualmente sindaco della mia splendida comunità di Santa Teresa di Riva e svolgo anche il ruolo di parlamentare regionale. Tante cose che ho fatto sempre con grande impegno, con grande passione per la nostra terra, per questa terra meravigliosa che purtroppo negli ultimi 30 anni è stata bisfrattata da tutto e tutti e che oggi merita di essere finalmente riscattata. Questo lo possiamo fare solo insieme a voi, lo possiamo fare con voi, lo possiamo fare con Cateno De Luca, sindaco di Sicilia e con Sicilia Vera. E sono sicuro che anche questa volta sarete al nostro fianco per cambiare questa Sicilia, perché questa volta la Sicilia la cambiamo davvero. Sindaco di Santa Teresa di Riva. Non è che posso parlare di nuovo, già ho parlato abbastanza, però ho avuto un'idea, Cateno. E poi lo seguite tutti, Cateno, no? Nelle dirette, nelle video arance, tutta questa acqua bellissima. Poi c'è una cosa che non so se qualcuno di voi ha notato. Quando fai selfie, Cateno fa così. Non così o così, così. Che significa? Ti cavo l'occhio. Ora dobbiamo fare una cosa bellissima, perché siccome cioè, vedere questa platea così meravigliosa, veramente micidiale, aspetta, ora se noi ci mettiamo tutti un pettino così, facciamo una gran fotografia, così ci cavo l'occhio, a tutti, avanti, una bella foto tutti così, ah, basta. Grazie, non vi devo aggiungere altro e do spazio agli altri, io ho parlato. Nel presentarvi i nostri primi candidati al Parlamento siciliano, continuiamo con Mario Briguglio. Lo presentiamo così. Sono Mario Briguglio, candidato nella lista di Sicilia Vera per le elezioni regionali di novembre 2022 a sostegno di Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. Di professione faccio il chirurgo generale presso il Policlinico Universitario di Messina. Sono stato sindaco di Scaletta Zanclea per 10 anni. Quindi ho maturato una discreta esperienza amministrativa, il che non guasta nel contesto particolare di campagna elettorale regionale. In questo momento particolare di difficoltà della nostra terra di Sicilia, credo che sia importante avere una guida forte, determinata e capace come Cateno De Luca, che ha dimostrato in tutti i campi, quando è stato sindaco a Fiume Tenisi, a Santa Teresa e soprattutto a Messina, di avere quelle qualità, quella determinazione necessaria per una vera svolta, un vero cambiamento della nostra Sicilia. Mario Briguglio, da Scaletta
Rita Gianclea. Grazie. Noi diamo a Cateno De Luca e Mario Briguglio, quello è bellissimo. Grazie a tutti voi, una giornata bellissima. E niente, sono veramente emozionato. Volevo raccontare velocemente un piccolo aneddoto di Cateno De Luca. Io ho fatto il sindaco 10 anni, a scaletta dal 2003 al 2013. Ho avuto durante il mio secondo mandato una grande tragedia che è stata l'alluvione del 1 ottobre 2009. 37 morti tra Scaletta e Giampilieri. E voglio sottolineare questo episodio che fa capire la grandezza della persona di Cateno De Luca. Mi ricordo tantissima pastella di politici, di deputati, Berlusconi, Bertolaso, in quei frangenti drammatici. Cateno mi chiamò e mi disse: Mario, cosa posso fare per te? Cateno, fai tu. In 2 giorni mi fece arrivare una cucina da campo per fare mangiare tantissima gente. Gli sfollati. Avevamo centinaia di sfollati. C'era Vippo Lombardo, lo ricordo benissimo, che faceva il cuoco. E queste cose non si dimenticano. Io non lo dimentico, non l'ho mai dimenticato, e sono qui al tuo fianco. Grazie. A dare il mio supporto, il mio apporto, affinché Cateno De Luca diventi sindaco di Sicilia. Grazie, grazie Mario Briguglio. Vi presento adesso Alessandro De Leo, dalla città di Messina. Sono Alessandro De Leo, candidato di Sicilia Vera con De Luca sindaco di Sicilia. Ho deciso di sposare questo progetto politico perché è un progetto politico libero, moderno e fuori dalle stanze della politica, appunto alla luce del sole, come dice il nostro slogan. Lavoro da anni nel settore della cantieristica navale, sono anche consigliere comunale presso il comune di Messina. Per me la politica è una missione, non è un mestiere. Sulla base di questo sposo un progetto che mi possa permettere di mettere tutte le energie per far sì che la nostra Sicilia sia economicamente autonoma, sia strutturata e soprattutto a servizio della gente, per far sì che si possa cambiare una classe politica inadeguata che ha stuprato la nostra terra, per avere una Sicilia vera. Alessandro De Leo, per un saluto veloce. Buongiorno a tutti. Grazie perché siete numerosissimi, grazie per far parte del gruppo di liberazione della Sicilia, perché tutti insieme possiamo liberare la Sicilia da una classe politica inadeguata che ha solo sfruttato la nostra terra, e lo possiamo fare alla luce del sole e con Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. Grazie. Guardate, io lo posso testimoniare da consigliere comunale di Messina, io posso testimoniare la tenacia, la capacità, le competenze di Cateno De Luca. E allora non perdiamo questa occasione, non perdiamo l'occasione che Cateno De Luca diventi sindaco di Sicilia e avremo una Sicilia vera. Grazie. Grazie, grazie ad Alessandro De Leo. Prossimo candidato che vi presento, Marco Vicari, Sant'Agata di Militello. Vediamo il video, purtroppo per motivi di salute non è potuto essere qui con noi, abbiamo anche per lui una clip. Sono Marco Vigai, candidato nella lista Sicilia Vera con Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. In questo momento è necessario un contributo fattivo in una Sicilia che richiede a gran voce un importante contributo da parte di chi è stato anche per un periodo lontano dalla politica, ma in questa fase ha necessità di poter dire la sua e riuscire a creare un sistema che di fatto garantisca il cittadino, i soggetti della nostra martoriata Sicilia, chiedono a gran voce il loro diritto ad avere risposte. Tra il centro-destra e il centro-sinistra ancora si dibatte chi debba essere il candidato alla presidenza della regione, ma anche alle amministrative stesse c'è grande confusione. Invece Sicilia Vera rappresenta un momento epocale, una svolta per questa nostra Sicilia che possa di fatto dare ai cittadini risposte concrete e reali. Marco Vicari. Adesso passo a presentarvi il candidato di un'altra provincia, quella di Ragusa, Paolo Monaca Ispica. Sono Paolo Monaca, candidato nella lista di Sicilia Vera con Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. Sono candidato nella provincia di Ragusa, sono da Ispica, dove svolgo il ruolo di consigliere comunale, sono stato anche assessore e sono stato cacciato
annunciato dalla Giunta che ho deciso di appoggiare e sposare il progetto di Catena del Luca, sindaco di Sicilia. Nonostante ciò, andiamo avanti a testa alta perché crediamo nelle nostre idee, non c'è nessun monopolio di idee e di valori. Con la nostra testimonianza vogliamo cambiare questa terra di Sicilia, basta alla vecchia partitocrazia, in modo di amministrare. Guardiamo all'esempio di Cateno De Luca, un amministratore come ha fatto nella sua Messina e nei comuni dove ha amministrato, ed è questo l'esempio che noi vogliamo portare alla regione siciliana, un modo nuovo di amministrare. Per questo non faremo intimidire nessuno e andremo avanti fino alla fine. Monaca. Salve. La solidarietà. Salve, del popolo di Sicilia Vera. Per Paolo, che ha pagato il prezzo di aver creduto e sostenuto il progetto di Sicilia Vera, il primo martire, lo abbiamo definito così nel nostro progetto. Grazie, un saluto alla famiglia, alla bellissima famiglia di Sicilia Vera. Cateno, in diretta Facebook ci hai chiesto di stare al tuo fianco, ci hai chiesto di sposare il tuo progetto. Oggi in diretta Facebook siamo qui, Ispica c'è, Ragusa è presente al tuo fianco, al fianco di Sicilia Vera. A chi mi avesse chiesto se oggi fossi stato qui su questo palco, magari avrei risposto di non correre, in quanto totalmente impegnato nella mia città Ispica come consigliere comunale e come soprattutto assessore comunale, totalmente impegnato per la mia città. Ma due domeniche fa, dopo aver accolto e sostenuto un evento a sostegno di Sicilia Vera, a sostegno di Cateno, il sindaco di Ispica, onorevole Innocenzo Leontini, decide di cacciarmi. Io ho risposto: fate quello che volete, noi andiamo avanti con le nostre idee, ma soprattutto con la nostra testa. Sicilia Vera non è sul mercato, noi non siamo in vendita per nessuno. Cateno, io penso che le poltrone valgono zero se prima non ci sono alcuni presupposti di libertà di scegliere il proprio progetto, di autodeterminarsi e anche di democrazia, perché stiamo parlando di questo. Non c'è il monopolio delle idee, non c'è il monopolio delle buone idee, ognuno è libero di fare, di scegliere il proprio progetto. Noi abbiamo deciso da Ispica, dalla provincia di Ragusa, di sostenere questo progetto. Cateno, tu stai hai una missione, ci stai donando alla nostra terra un progetto. Noi per questo ti ringraziamo. Noi per questo sempre più convinti siamo con te. Rifarei tutto. Grazie a Sicilia Vera, grazie a Cateno, grazie all'amico Ismaele, grazie all'amico Danilo. Siamo qui per andare avanti, per eleggere il nostro sindaco di Sicilia, che è Cateno De Luca, che si merita questo e altro. Grazie. Grazie, grazie Paolo Monaca. E adesso, dalla provincia di Siracusa, vi presentiamo Romina Miano e lo facciamo con questa clip. Sono Romina Miano, mi candido nella circoscrizione di Siracusa con Sicilia Vera e Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. Sono insegnante da circa 33 anni. I ragazzi, i giovani, i miei alunni sono la cosa più preziosa che io ho. Mi candido per un semplice motivo, perché le nuove generazioni hanno perso fiducia nelle istituzioni e guidano al cambiamento, al rinnovamento. Penso che con il progetto di Cateno De Luca questo cambiamento, questo rinnovamento possa esserci. Mi metto a disposizione con il mio impegno e con la condivisione di questo progetto affinché tutto questo si possa realizzare concretamente.
concretamente, la parola lasci spazio a quelle che sono le azioni concrete. Romina Miano, Siracusa. Buongiorno, grazie a tutti. Emozionata? Sicuramente sì. Però al contempo orgogliosa e onorata di far parte di questa famiglia di Sicilia Vera. Scendo in campo al fianco di Cateno De Luca senza dubbi né perplessità, anzi, con la mia onestà, la mia determinazione, il mio impegno e la mia passione. Abbiamo bisogno di un sindaco di Sicilia come Cateno De Luca perché, come dicevo nel video prima, necessita un cambiamento. Per chi desidera una Sicilia migliore, una Sicilia libera, non può che non votare Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. Grazie. Grazie, grazie a Romina Miano. La provincia di Caltanissetta. A scendere in campo con noi Gaetano Nola. Non è qui perché ha avuto un problema di salute e improvviso, però noi abbiamo il video che ce lo presenta. Buonasera, sono Gaetano Nola, sono candidato per Sicilia Vera con De Luca, sindaco di Sicilia. Mi voglio spendere per la mia provincia, Caltanissetta, con prontezza di riflessi. Ho risposto alla chiamata di Cateno, con cui mi lega una lunga amicizia. Ho capito che Cateno si spende molto per la popolazione, vuole fare tante cose per questa Sicilia che è stata sempre dimenticata dai vecchi amministratori e da quelli che purtroppo si prefissano di andare ancora ad amministrare. Credo molto nel progetto di Cateno De Luca. Assessore eletto, mi spenderò per i giovani che sono il nostro futuro. Un saluto all'amico Gaetano Nola che ci sarà seguendo sicuramente. Adesso siamo alla provincia di Enna con il nostro candidato Francesco Alberghina. Sono Francesco Alberghina, candidato per la provincia di Enna con Cateno De Luca, sindaco di Sicilia, per la lista Sicilia Vera. Svolgo la professione di avvocato e sono attualmente consigliere comunale di una stupenda città che è Piazza Armerina. Ho deciso sin da subito di appoggiare il progetto politico di Cateno De Luca, sindaco di Sicilia, perché ritengo che sia il giusto connubio tra grande capacità politica amministrativa da una parte e dall'altra parte di una decisa volontà di voler recidere con il passato. Il prossimo governo regionale dovrà affrontare dei temi importantissimi, a partire dalla sanità siciliana, che purtroppo ha dei costi altissimi rispetto ad altre regioni in Italia, però di contro offre un servizio scadente e qualitativamente estremamente scarso. Questo costringe molto spesso noi siciliani a recarci all'estero o comunque in altre regioni d'Italia per trovare adeguate cure. È necessaria una rivalutazione e una riprogrammazione del patrimonio boschivo siciliano che può rappresentare un volano per l'economia regionale. La rivoluzione è appena iniziata. Adesso spetta a voi siciliani poter mandare a casa quei politici che negli ultimi 20 anni hanno governato la nostra terra opprimendola e distruggendola, negando il futuro ai nostri figli. Abbiamo un'unica possibilità, votare Cateno De Luca, presidente della regione Sicilia, e Francesco Alberghina all'assemblea regionale. Viva la Sicilia! Francesco Alberghina da Piazza Armerina. Grazie, un grazie mille. Un saluto veloce anche da parte sua. Grazie mille, io voglio ringraziare ovviamente tutti i presenti, in modo particolare Cateno De Luca, che ritengo sia la persona giusta per liberare la Sicilia da 20 anni di malagestio di questa politica che ha distrutto e oppresso la nostra terra. E i temi che, come ho detto appunto nel video, il prossimo governo regionale dovrà affrontare sono temi estremamente delicati, che solo la capacità politica amministrativa e la libertà di pensiero che ha dimostrato Cateno De Luca nei suoi anni ormai vecchi di carriera politica potrà dare una vera e propria speranza alla Sicilia. Dunque, viva la Sicilia, viva Cateno De Luca. Grazie, grazie anche a Francesco Alberghina da Piazza Armerina, la provincia di Enna. Sono questi i primi candidati ufficiali che scendono in campo al fianco di Cateno De Luca. Continueremo, Cateno De Luca continuerà la sua ricerca con la lanterna che ormai contraddistingue questo cammino che stiamo facendo, e vi presenteremo nel corso di questi mesi anche gli altri candidati. Anzi, Cateno De Luca si è dato un traguardo già a luglio, ha detto, intende presentare
la squadra al completo, compreso anche la squadra di governo che dovrà sostenerlo in questo progetto. E in questo progetto a sostenerci, lo abbiamo detto in apertura, c'è anche Ismaele Lavardera, che ha scelto di scendere in campo con noi, e vogliamo raccontarvi anche come è nata, insomma, la sua scelta, cosa l'ha portato qui, e lo facciamo con un video, non poteva essere diversamente, lo guardiamo insieme. Eravamo lasciati così, io che nuotavo lontano dalla politica dopo aver raccontato di accordi indicibili, intrighi pericolosi, dopo aver documentato di come ancora la mafia controlla una parte di voti a Palermo. Insomma, non aveva avuto un impatto positivo con la politica. Me ne ero andato a gambe levate, tornando a fare il mio vecchio mestiere, le Iene. Eppure, il film che ho realizzato ha permesso a tanti di capire gli ingranaggi oscuri del mondo della politica. Alcuni di voi hanno pensato mi fossi candidato per fare un film. Lega mi ha persino portato in tribunale, ma un giudice ha messo la parola fine a quel dubbio. Non v'è prova delle intenzioni fraudolenti di Lavardera, che ha regolarmente partecipato alla campagna, sostenendo anche delle spese documentate. Tanti di voi, fortunatamente, avete apprezzato il mio sforzo nel rendere trasparente la politica, anche perché se tutto si facesse alla luce del sole, che male ci sarebbe? Dopo la candidatura a sindaco di Palermo, sono tornato a fare le Iene. Mi sono occupato di dare voce ai più deboli, raccontato uno dei periodi più difficili della recente storia del nostro paese. Ho denunciato abusi e soprusi, ma il primo amore verso la politica, non posso scordarlo. È come se avessi un conto in sospeso con la mia terra. Per questo motivo, anche se a qualcuno potrebbe sembrare davvero folle, voglio tornare a metterci la faccia. E sì, folle perché ho una carriera televisiva davanti, folle perché lascio un lavoro sicuro, folle perché non ho bisogno della politica per campare, folle perché qualcuno potrebbe dire, ma chi te lo fa fare? Con la voce che mi trema e il cuore che mi batte a mille, dopo 8 lunghi anni, lascio la grande famiglia delle Iene, ringraziandola per tutto quello che in questi 8 lunghi anni mi ha dato. Ho una faccenda ancora in sospeso. Nel film, infatti, ho raccontato di una parte di politica con lui. Non posso lasciare che il racconto definitivo sia quello. Per questo, voglio mettere a disposizione tutte le mie energie per la Sicilia, per togliere dal potere quelle solite facce che da decenni ci governano e ci trattano come dei sudditi, la banda bassotti della politica che ha depredato le nostre bellezze e ci ha rubato i sogni. Io ho denunciato quel malaffare, conosco le lusinghe del potere, mi hanno offerto di tutto, poltrone, incarichi, posti di lavoro. Ho detto di no a quel tipo di politica. Per avere un futuro, come tantissimi giovani siciliani, ho dovuto lasciare la nostra terra. Oggi ci torno per dare voce proprio a voi, che non credete più a niente. La politica ancora può cambiare le cose. Voglio portare i vostri occhi dentro al sistema. Voglio raccontare in modo trasparente cosa accade dentro le stanze del potere. Voglio tornare a farvi riappassionare della buona e sana politica, per far fiorire insieme una nuova primavera della Sicilia. Questa volta il film lo scriviamo insieme. Ismaele Lavardera, il suo ultimo servizio alle Iene e poi la scelta di entrare nella nostra grande famiglia. Grazie. Lasciare il certo per l'incerto. Ben trovato. Grazie. Non mi nego che rivedere quel video mi emoziona. Io amo questa terra e in questi anni ho raccontato quello che succede al sistema politico. Ho denunciato accordi indicibili, mi hanno offerto di tutto, posti di lavoro, poltrone. Con chi potevo andare io? Con chi potevo andare per tornare a fare politica? Se non con chi vuole rompere quel sistema politico. Con chi potevo andare? Molti ti prendono per pazzo. Ma chi te l'ha fatto fare? Chiamate di colleghi, mi dicono, ma come? Una carriera così promettente, un posto di lavoro che ti garantisce una stabilità economica. Ma chi te lo fa fare? Ogni volta che tornavo nella mia terra, la vedevo amministrata dalle solite facce da anni, che ci hanno rubato il futuro, ci hanno rubato le speranze, ci hanno permesso di essere nelle condizioni in cui siamo noi. La Sicilia in questo momento non è la testa, è la coda del nostro paese. Noi dobbiamo tornare a essere la testa dell'Italia.
Noi siamo la regione che traina questo paese. Siamo stati solo trattati dai politici come un contenitore di voti. Venivano, se li prendevano e se ne andavano. Lo chiamano laboratorio siciliano. La Sicilia è un ma chi vuole dire laboratorio siciliano? Non vuol dire nulla. Vuol dire sudditi. Vuol dire che ci hanno trattato come sudditi. E questo è quello che noi dobbiamo smettere di fare. Lasciarci trattare come dei sudditi. Oggi ho deciso di ricandidarmi al Parlamento siciliano nella provincia di Palermo. E quando l'ho detto, mi dico, ma tu sei pazzo, ma dove devi andare? Non hai il voto strutturato. Ma che cos'è il voto strutturato? Io ho il voto della gente, delle persone che mi vogliono bene, che credono nel mio lavoro, credono che io quel malaffare l'ho denunciato, conosco già. Non mi serve a me il ruolo, me l'hanno già proposto. Ho detto no. Cateno De Luca mi ha semplicemente detto, io non ho niente da offrirti. Sali a bordo della mia squadra e voglio cambiare la mia terra. E ho detto, Cateno, io ci sto. Ma io ci sto perché, mentre qualcuno ride e sorride perché pensa a Cateno, ma qua Cateno, ma lui vuole distruggere quella banda Bassotti. E oggi quella banda Bassotti ha paura di lui. Ha paura di lui. Siamo andati al Parlamento siciliano e la più alta carica del Parlamento siciliano, Gianfranco Micciè, raccontato nel mio film, mi aveva detto, sai che c'è, ritira, ti fai un candidato sindaco di Ferrandelli e ti facciamo fare la detto stampa. Le sue classiche cose che mi fanno schifo, che mi fanno schifo. E ovviamente quando l'ho visto non mi ha nemmeno salutato, pur rappresentando il ruolo di presidente del Parlamento siciliano, non mi ha salutato. Dopo qualche minuto Cateno ha fatto uscire un'ansia. Dice che non mi aveva visto. Certo, ce ne vuole coraggio che capite il russo ombrera mia. Cioè, proprio ce ne vuole. Cioè, fossi passo inosservato. Ma la facciamo molto breve. Io sono qua, Cateno. Ti sto dando nelle tue mani il mio sogno, la mia carriera, quello che ho costruito fino adesso. Io te lo do nelle mani, Cateno. Non mi deludere. Non ci deludere. Perché sta terra la dobbiamo cambiare insieme. E sai perché ho deciso di salire a bordo? Quando tu mi hai invitato lì al tuo paese, a Fiume di Nisi, io pensavo chissà chi sarà, chi ci sarà attorno a Cateno, chi ci saranno, perché ho sempre incontrato politici che avevano sempre di segreterie sane, che quando li guardavo dicevo, ma che so che vuole di mia? Sapete, marcavano il territorio. Cateno, io ho scelto di salire in Sicilia Vera perché ho conosciuto le persone che ti sono a fianco. E sono donne e uomini liberi. C'è Danilo, c'è Daphne, c'è Piero, persone che hanno a cuore la Sicilia. E allora ho detto sì, io ci sto. Catania, la Sicilia, ti stai dando in mano questo grande compito di cambiarla insieme. Io ci sto, cambiamola insieme. Grazie. Ismaele Lavardera, grazie. La sua testimonianza. Un messaggio importante per tutti quanti noi, per tutti coloro che vogliono sostenerci, che vogliono scendere in campo con noi. Questo è solo il primo evento. Voglio anticiparvi il 30 aprile a Palermo, al Teatro Golden. In quell'occasione presenteremo i primi candidati per la Sicilia occidentale. E adesso le conclusioni non posso che affidarle al nostro sindaco di Sicilia, Cateno De Luca.
Grazie. Benvenuti in Sicilia Vera. Oggi inizia quel percorso che tanti auspicavano da un lato e temevano dall'altro. Inizia il percorso del popolo di Sicilia Vera. Cosa gira per ora? Cominciamo a vedere qualche foto. Cosa si può dire di Cateno De Luca? Prima si diceva che era un pregiudicato. Dopo i 18 processi, i due arresti, sono arrivate le soluzioni, non lo possono dire più. E allora girano foto. Vediamo una prima foto per cercare di demolire Cateno De Luca. La prima foto che circola è quella del 12 luglio del 2006, Palazzo dei Leoni, che schifo. Ma le case me le potevo togliere, invece no. Ma guardate, scusatemi, lo dico alle donne soprattutto, era stato eletto deputato esattamente a maggio del 2006. Fanno circolare questa foto, vedo delle facce sbalordite. Non vomitate, vi prego, non vomitate. Oh, io ho fatto un'intervista così. Sì, sì, le giornaliste, non avete idea. Ah, beh, intanto nonostante parliamo di 15 anni fa, 16 anni fa, la panza la via lo stesso, eh. C'era anche altro, ormai c'è solo la panza. Perché questa foto? Cosa è successo? Per caso, dopo essere stato eletto, per caso volevo fare anche il modello? Quasi, avevano lasciato in mutande le isole Eolie. Dopo giorni e giorni di lettere, di visite alla città metropolitana, allora provincia che aveva la competenza, mancava l'acqua nelle isole Eolie, perché alle isole Eolie si devono fare gli affari con i dissalatori e l'acqua ovviamente alle Eolie deve costare quanto l'oro al grammo. Forniva l'acqua la città, allora la provincia regionale di Messina. Ebbene, dopo qualche settimana che non arrivavano più le navi perché mancavano i soldi, vado, mi spoglio, dopo neanche 6 ore portano l'acqua alle isole Eolie. Mizzica, se spogliandomi posso fare questi miracoli, e allora potrei anche farlo, vedete? Perché io allora agì così? Perché allora manco il presidente della provincia mi riceveva, io ero un deputato, signori, questi erano talmente potenti, si sentivano talmente spregiudicati che non gliene fregava nulla del territorio. Continuano a fare, continuavano a fare i loro porcicomodi. Strana la vita. Dopo 12 anni, nel 2018, io sono entrato in questo palazzo perché, oltre a fare il sindaco della città di Messina, come sapete, sono diventato anche il sindaco della città metropolitana. Cioè, ho preso il ruolo, guardate quanto è strana e bizzarra la vita, di quella carica istituzionale che calpestava le isole Eolie in quel momento, ho preso il suo ruolo. Guardate un po', che strana. Altra foto schifosissima. Ma che schifo anche questa. 5 dicembre 2007. 5 dicembre 2007, mi ero depilato allora, eh. Guardate qua che bella. Allora sì, oh, mi sono messo la bandiera, tutti sono rimasti col dubbio, ma sotto la bandiera cosa c'era? La Sicilia. Cavolo, che le donne dicano proprio niente, io scendo dal palco e me ne vado, eh. Vabbè, era rimasto il dubbio se c'era lo slip o no, perché fu quello poi la battuta. Guardate, attenzione, questa è l'altra foto che in questo momento circola. Soprattutto c'è il gruppo là dei musumesi, Musumeci Boys. Minchia, come li fanno circolare queste foto per la serie? E che mani ci mettiamo? Ma
guardate, mettersi nelle mani del personaggio che chiude il suo comizio, mi ricordo, era forse il 2 il 3 di, il 3 di novembre a Militello, suo comune d'origine, dove dichiara platealmente e solennemente: nessuno mi potrà ricattare, perché io farò 5 anni e non mi ricandido più. Questo era Nello Musumeci quando ha chiuso la sua campagna elettorale. E allora ora non ho capito se è stato ricattato, se c'è stato, se si è fatto corrompere e quindi si sta ricandidando. Lo dovrebbe spiegare questo Nello Musumeci. Aggiungo, parliamo dello stesso personaggio che quando parlava dei democristiani, lui faceva allora il missino, no? Faceva i famosi comizi del tribuno. Diceva dei democristiani uomini delinquenti che si nascondono dietro la gonna puzzolente della DC. Ora, capisco che avendo mangiato la mela del peccato gli è piaciuta, vuole ritornare a tutti i costi. Però, ricevere Totò Cuffaro, dopo che io mi sono rifiutato di incontrarlo e gli ho concesso solo un dibattito televisivo e non per la vicenda giudiziaria, della quale me ne guarderei bene, perché come ha governato Totò Cuffaro io lo so, perché nel 2006 ero deputato e gli affari che si facevano in quel Parlamento li ho vissuti uno per uno e li ho combattuti. Quindi per me è quello, ho detto a Totò Cuffaro: siamo generazioni diverse e non ci possiamo vedere per questo, non per altro. Invece il soggetto della doppia morale, il capo della banda Bassotti politica, Musumeci, che quando sono stato arrestato l'8 di novembre del 2017, il complimento più bello è stato: la politica deve arrivare rispetto a certi soggetti prima dei pubblici ministeri. E io ero stato quello con Danilo Lo Giudice che il 28 di agosto del 2017 lo avevamo sdoganato. Ah, ma io sono a cade di mani! E sì che mi hanno a cade di mani! E sì, queste grandi mani che prenderanno a timpulate quella classe politica, quella banda Bassotti, il primo Musumeci! Ti aspettiamo al passo! Addio! Ti aspettiamo al passo! Noi vogliamo te, Musumeci! Te vogliamo! Scendi in campo! Tribuno! Tribuno degli stivali! Scendi in campo, l'uomo della doppia morale, l'uomo che se toccano gli altri hanno la peste, l'uomo che dice che se scende e che ha fatto, attenzione, la palude, è passato nella palude, non ha preso la malaria, figlito, spiegatelo a Ruggirello Razza che non ha preso la malaria, ma fate schifo, indegni, siete indegni. E a questo giungo, ecco cosa rappresentate. Cosa è successo qui? Perché o studiate o leggete. Perché quando vi sbattono questa foto, voi dovete rispondere. I miei libri sono lì. Non perché dobbiamo finanziare il movimento. I soldi ci vogliono. Parliamoci chiaramente. E le mie indennità di parlamentare sono stati buttati tutti lì, non buttati, perché io da questa terra me ne sono andato per realizzare il mio sogno, me ne sono andato con la valigia di cartone, ho mangiato alla Caritas quando non avevo i soldi, all'età del 98, all'età di appena 26 anni, avevo 800 milioni di lire di debiti, allora... Non nessuno conosceva Cateno De Luca da questo punto di vista. Lo hanno conosciuto dopo, lo hanno attaccato dopo che non solo si è affrancato dalla politica, perché io all'età di 18 anni ho rinunciato al classico posto in banca che si dà ai buoni galoppini politici, che si dava allora ai buoni galoppini politici, perché avevo un sogno, quello di essere autonomo, quello di rialzare qualche cosa e portarla in questa terra. L'ho fatto e vivo di quello. Mi è stata fatta la radiografia. I 18 processi e 2 arresti mi hanno portato, lì c'è uno dei miei avvocati.
Tommaso Michalizzi lui lo sa, le pene dell'inferno che io ho vissuto. Sa che quando sono andato a farmi il controllo incrociato con la Guardia di Finanza gli ho portato anche gli appunti di quando facevo il barista, perché io segnavo anche le mance, perché già a 15 anni dicevo, prima o poi dovrò dare conto a qualcuno di come sono nato. E quell'appuntamento è arrivato. Io l'ho fatto quel calvario. Io l'ho portata alla croce del mascheramento. Io lo so cosa significa passare e sentire il sorriso alle spalle che dice, ah, quel delinquente di De Luca. Lo so cosa significa. Ma mi sono sempre consolato perché probabilmente, anzi ne sono convinto, che il paradiso appartiene anche ai perseguitati della giustizia. E quindi il mio paradiso però deve essere la Sicilia. Ho deciso questo. La Sicilia. Come Dante, il primo girone dell'inferno mise gli ingrati nei confronti dei propri benefattori. Gli ingrati nei confronti dei propri benefattori. Questa classe politica andrà all'inferno perché è ingrata nei confronti del popolo siciliano. Questo lo voglio sottolineare perché. Perché, vedete, al cospetto di quello che ora vedremo, e ritorniamo un attimino a quella foto schifosa, l'ultima sempre, che di Palazzo dei Normanni, eccola qui, 5 dicembre 2007. Allora, perché questa foto? Io, qua c'era presidente della regione Cuffaro, tanto per ricordare la storia, era il momento in cui si stava preparando l'operazione di svendita dei beni immobili, che ha creato un buco, un latrocinio di oltre 1 miliardo di euro ai siciliani. Ebbene, presentai in commissione bilancio oltre 1000 emendamenti per bloccare questa vicenda. Lo sapete cos'è successo? Mi hanno buttato fuori dalla commissione bilancio, pur essendo aperta la sessione bilancio, che vietava già per regolamento di modificare i commissari, i componenti della commissione bilancio, perché c'è un principio di intangibilità per evitare pressioni sui componenti della commissione bilancio. Presidente della regione Totò Cuffaro, presidente del Parlamento siciliano Gianfranco Micciche. Signori, è il 2007, nonostante sono passati 15 anni, noi ancora stiamo parlando degli stessi soggetti, cioè dei mammut della politica, e io a 50 anni devo consegnare il mio destino ai mammut della politica che ci hanno ridotto in queste condizioni. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Dei mammut della politica. Quella foto perché? Perché mi buttano fuori dalla commissione bilancio. Organizzo una conferenza stampa per denunciare il fatto. Alle 8 di mattina del 5 di dicembre mi chiama un mio amico giornalista e mi dice: abbiamo ricevuto ordini di non venire, perché tu devi morire in silenzio. Stiamo parlando della sede del Palazzo dei Normanni, la sede della democrazia, della massima espressione del popolo siciliano. E allora io ho detto: sai che faccio come reazione? Mi spoglio. Se faccio una conferenza spogliandomi, che succede? Io ho detto a Smicco. Viene pure un New York Times, mi ha detto. Bene, allora sai che fai, amico mio? Tu digli, fai strapelare già questa notizia. E io mi spoglierò nel luogo più sacro della democrazia. E quindi
vengono tutti i giornalisti, tutti! Abbiamo dovuto aspettare che arrivassero anche da New York. Giustamente, io che sono una parola, persona di parola, prima di entrare che faccio? Compro la Bibbia, compro un Pinocchio, compro la coppola e per coprire le mie vergogne ho preso una bandiera. Mi stavo pure denunciando per vilipendio, è stato un po'. Cosa significava questo? La coppola era l'atto di mafia che avevo subito. Mafia! A tutti gli effetti. Quando qualcuno pensa che la mafia è solo quella con la lupara, è una grande bestemmia. Ci sono le mafie in Sicilia! Le mafie! Le mafie non sono solo quelle che uccidono con la lupara, sono quelle che uccidono anche con quella giudiziaria. La mia, io l'ho subita, quella che è stata la lupara giudiziaria. C'è quello della burocrazia, c'è quello della politica. Le mafie. Nessuno è esente da questo e nessuno si offende. Qua non ci sono categorie fuori da questa definizione. Le mafie. Quindi la coppola, dopodiché il Pinocchio. Il Pinocchio era la bugia che aveva scritto nella forzatura regolamentare Gianfranco Micichè. Gianfranco Micichè, che aveva attestato il falso sul contenuto del regolamento. La Bibbia. Convertitevi. Quello era il messaggio. Convertitemi, convertitevi tutti. Ecco qual era il messaggio della Bibbia. La bandiera messa in quel modo per simboleggiare come ormai era stata ridotta la nostra sicilianità, la nostra democrazia. Quindi sappiate che quando vi manderanno questa foto, questa è la spiegazione logica che va data, e storia anche negli atti parlamentari, guardate, non smentibile da nessun gesto. E di fronte a questo, mandiamo il video di Zaia, per favore. C'è un primo collegamento con il presidente della regione Veneto. Sì, sì, ti pare che faccio due collegamenti, Ismaele, pure io li faccio. Stanotte, ora vedete i collegamenti che ci sono. Vai, mandate Zaia, ascoltate! Per quanto riguarda la chiusura dei punti nascita, il prossimo... Ma guardate, io vi dico, io ho sempre difeso i punti nascita. Voglio ricordarvi che questo è un decreto della Lorenzin che avrà minimo... Quanti anni avrà? Due anni? È del 25 novembre 2015. Ormai siamo verso due anni e mezzo, tre. Prova ne sia che in Veneto, nonostante ci fosse questa, come si può dire, volontà, messa nero su bianco di chiudere tutti i punti nascita sotto i 500 parti, voglio ricordare che in Veneto non se ne è chiuso uno. Cioè, vi rendete conto? Ma avete capito o no? Io ve lo ripeto io. Zaia dice molto candidamente: me ne fotto della legge nazionale che ha posto il tetto dei 500, delle 500 nascite per tenere in vita un punto nascita all'ospedale. Avete capito? E lo dice. Dice: io li vado a prendere in violazione di legge. Scusatemi, ma in Sicilia, quando nella mia canzone Terra d'amore dico che si aspetta ancora un governatore culipadde, secondo voi di che cosa parlo? Perché Zaia si può permettere di aprire punti nascita in violazione della norma che ne prevede il tetto, e noi in Sicilia stiamo mandando al massacro la sanità? Per quale motivo? Perché a Libri si rischia la vita? Perché a Sant'Agata c'è la guerra ormai sui nervi? Perché nei punti interni? Perché? Io sono nato, ti ricordi Ismaele, ti ho fatto vedere dove sono nato con l'assistenza della mammina. Certo, cresci strano, non so se era dovuto a quello, perché quando sono nato mi è mancata l'assistenza. Però sono nato a Fiume di Nisi. Lo vedete Zaia? Attenzione, Zaia! Questa è una intervista di ora. La potete trovare su YouTube. E non contento ho detto io, ma io c'è a riparlare con Matteo Salvini.
E stanotte ci siamo ricollegati. Guardate che cosa è successo. Mandiamo Matteo Salvini, per cortesia. Mandiamo. Una terra straordinaria che però ha delle incompiute che come Lega, ma come italiani, non possiamo più accettare. Al di là della buona spesa dei fondi italiani e dei fondi europei, su cui vi ringrazio per lo stimolo e soprattutto per la disponibilità nei confronti degli amministratori locali. Ma non è possibile che anche io stesso venga chiamato da amministratori locali, da cittadini, da imprenditori, e faccio due esempi per le perenni emergenze rifiuti e acqua. Non è possibile che una terra straordinaria, produttiva, propositiva, la patria dell'autonomia, il centro del Mediterraneo, non riesca, per incapacità della sua classe dirigente, di risolvere emergenze come quelle che riguardano l'acqua e i rifiuti. La Sicilia non può esportare a caro prezzo rifiuti in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, non può tardare ancora, e questo dipende dalla gestione regionale, da colui che è commissario anche addetto alla gestione e alla soluzione del problema dei rifiuti. Non ci possono essere intere comunità senza acqua, non ci possono essere aziende scollegate. Signori, guardate che sta parlando della Sicilia. Cioè, questa è un'intervista di una settimana fa. Cioè, io mi devo sentir dire da Matteo Salvini che siamo imbecilli? Signori, certo che però si è imbecille al cubo se si dice imbecille a Musumeci e si è in giunta però contemporaneamente. O no? O no? E allora, qua dobbiamo però, attenzione, capire un passaggio. Non li ho mandati a caso uno dopo l'altro, perché Zaia si può permettere di aprire in violazione della norma Lorenzin i punti nascita, e perché Salvini si può permettere di dire a tutti quanto siamo scarsi, ma nello stesso tempo però è in giunta con Musumeci. Allora, primo aspetto, ed è ciò che si presenterà a luglio prossimo. La Sicilia, se non si aggancia realmente a un movimento meridionalista autentico che gli possa realmente guardare le spalle a Roma, come vedete Zaia con la Lega, non c'è purtroppo soluzione, non avremo la possibilità di recuperare il tempo perduto e soprattutto per sanare i torti subiti. Perché a luglio parte, e qua vi do un'altra notizia chiara, parte il progetto meridionalista in contemporanea, perché è indispensabile che noi eleggiamo a Roma uomini e donne che siano pronte a bloccare il Parlamento per tutti i provvedimenti che vengono calati dall'alto e soprattutto che rappresentano ancora lo scippo del meridione e della Sicilia. Col famoso PNRR, dove abbiamo avuto 200 miliardi dalla Comunità Europea, perché noi siamo sgarrupati, perché il meridione è il territorio più sgarrupato dell'Europa. Questi 200 miliardi di euro li abbiamo avuti per questo, il 75%. 150 miliardi, per intenderci, sono stati dati perché il nostro prodotto interno lordo, il nostro prodotto anche territoriale della Sicilia e del meridione è il più basso d'Europa. E l'assegnazione agli stati è stata fatta tenendo conto di tre requisiti. Tre. Giusto, Carlotta? Ci sono, sempre ci sono. Oh. Tre. E quello che caratterizza l'assegnazione è esattamente il profilo proprio socio-economico nel quale ci troviamo. Cosa è successo? È successo che intanto non c'è stata una ripartizione a monte. Una. Seconda cosa, dai calcoli fatti, piuttosto che 150 miliardi, forse arrivano 40 miliardi, ma non solo,
gioco di prestigio, tutti i progetti finanziati con gli altri fondi già statali, europei, vengono definanziati, attenzione a questo, e come copertura nei 40 miliardi ci sono quelli, quindi a conti fatti noi risorse aggiuntive non ne avremo. E tutti pronti ad applaudire Prodi. Ah, Draghi, scusatemi. E perché, che differenza c'è? Ma non ho capito, ve l'ho detto a caso. Ma che differenza c'è? Prodi era venuto ad aprile del 2006 nelle baracche a Messina! Prodi, allora candidato! Avete capito? Hanno dovuto aspettare il caffone upcuraro di Fiume di Nisi per togliere e per avere la legge per togliere, eliminare le baracche di Messina, e questo brucia ad alcune consorterie messinesi, brucia che si fa una campagna elettorale, un accordo tecnico per avere una legge, brucia, certo che brucia, signori miei. Ma a tutto questo quadro c'è da aggiungere quello che noi abbiamo anche rappresentato. Danilo ha tentato di imitarmi, ma come dico sempre, guai ad imitarmi, ognuno deve essere se stesso. Tenetelo sempre presente. Ognuno deve essere sempre se stesso e mai, mai dell'altro magari prendere e creare un percorso sulla scorta di quello che può apparire. O prendere magari quello che si ritiene che sia comodo del ruolo che si ha. Perché tanti lo fanno e sbagliano. E a tanti dico che non potrete mai sapere le ferite che ci sono dietro una camicia. Le rinunce e il tempo che non ritorna più. Io ho perso la mia gioventù, ma l'ho fatto per scelta. Nel fare politica, nel capire, nell'amministrare. Ho pagato il mio prezzo, ne sono orgoglioso. Non ho potuto vivere certe fasi delicate della mia vita. E questo per me sono medaglie al valore. E allora dico a tutti quanti, non vi fate affascinare dal potere fino a se stesso, perché non serve a niente. Perché io oggi vengo temuto? Anzi, da questo momento dico, perché noi siamo temuti? Perché la banda Bassotti politica non era abituata a trattare con una persona che non aveva bisogno di loro. Perché il sistema ti schiavizza anche in questo. Noi l'abbiamo visto anche con le nostre candidature. Noi abbiamo avuto delle defiance. Abbiamo avuto delle defiance perché quando hanno saputo della candidatura, la cupola politico-mafiosa, perché chi usa i primari per intimidire i medici subordinati è un mafioso. È un mafioso! Chi elimina un assessore come Paolo Monaca solo perché ha organizzato una, non manco manifestazione, era uno schidicchio per essere chiari, in un pannone di un imprenditore, uno schidicchio era. Devo passare io per prendere una cosa a volo e misurare con 200 persone. Dopo 48 ore buttato fuori, un sindaco che si permette di dire in un video che ha ricevuto, cioè che Paolo Monaco è stato buttato fuori perché aveva messo in discussione gli equilibri e i risultati conseguiti dalla giunta di Ispica. Scusatemi, ma di che cosa stiamo parlando? Di che intimidazione? Di quale natura? Questo sindaco se l'è inventate o la cupola lo ha chiamato e gli ha detto ammazza Paolo Monaca? Questo lo vorrei capire ora. Ecco perché
Il 25 di aprile saremo tutti ad Ispica. E allora ci organizziamo, perché la liberazione ora la ricordiamo a modo non nostro, oltre a quella che riguarda i nostri morti per la nostra libertà, la vogliamo celebrare per lanciare un messaggio a questa cupola politico-mafiosa. Non abbiamo paura di voi, è inutile che schierate queste lupare, che adottate queste mafie. Noi alziamo la testa alla luce del sole, reagiamo. Ecco perché il 25 di aprile ci organizziamo, ci facciamo il nostro picnic a Ispica e faremo una bella manifestazione per la libertà di questa terra. Siete tutti invitati ad Ispica, e se il sindaco ancora tarda a darmi l'autorizzazione, vado io a prendervela, a modo mio, questo fateglielo sapere. È da 10 giorni che abbiamo chiesto l'autorizzazione e ancora attendiamo. Cari miei, ecco quali devono essere i segnali. La mia attività, guardate questo articolo di giornale, Il Giornale, solo per sintetizzare un passaggio, perché ovviamente dopo che vi fanno vedere la foto schifosa di Cateno De Luca seminudo, voi dovete far vedere, guardate qua, al Parlamento siculo c'è un maratoneta, intervento di 25 ore, Il Giornale, venerdì 30 aprile 2010, questo è stato il parlamentare De Luca, agiva con gli emendamenti, li stroncava e otteneva quello che il territorio doveva avere. E quando mi offrivano i soldi, perché là lo sapete come funzionava, tu potevi essere corrotto in base a quanto rompevi le palle, c'era un borsino. Un borsino, vedete, io queste cose le posso raccontare. E li aspetta al passo che mi smentiscano sti delinquenti. Il borsino era questo, in base a quanto rompevi le scatole aumentavano, ecco perché voi assistite a quel rito, a quelle dichiarazioni di voto, fanno tutti e poi votano tutti. Certo, ma non è che si vota, allora, i meccanismi sono i seguenti, e ve lo racconto da quello che è anche la mia vicenda di Messina, no? Voi avete sentito poco fa Alessandro, qui presente, lui è stato eletto contro di me a Messina, io a Messina non ho nessun consigliere comunale, lui è uno dei 5 che mi ha visto all'opera e ha rotto col suo movimento e se n'è andato al gruppo misto. Applauso a lui, applauso ovviamente a Ciccio Cipolla, applauso a Serena Giannetto, applauso a Nello Pergolizzi, applauso a Peppe Schepis. Questi sono stati quelli che alla fine hanno detto basta, questa caccia all'uomo fa schifo, indegna, sosteniamolo. Ebbene, loro lo sanno, io mi sono dimesso 3 volte dal sindaco e al 19° giorno, perché dopo 20 giorni dalla protocollazione diviene efficace, irrevocabile, venivano i loro colleghi dietro la porta a pietirmi di non dimettermi, perché molti di loro campano con quei 1600 euro al mese, cari miei. E voi pensate che il Parlamento siciliano, che è la casa di Gesù, che come ci entri non ci vuoi uscire più? Io, allenato a questo, pensate che non riusciremmo un po' a comunque farla una maggioranza? Ma certo, abbiamo gli anticorpi. Vedete, io mi difendevo in quel modo. Il borsino, in base a quanto rompevi le scatole, 5 posti nella formazione. 10 posti. Perché la formazione professionale è stata ammazzata in Sicilia, secondo voi? Perché da quando è partita, ogni finanziaria si entravano i figli di, i parenti di, perché ogni parlamentare si faceva corrompere così, a colpi di posti nella formazione, fino a quando è arrivata forse a 20.000 e hanno fatto saltare un sistema e hanno messo sul lastrico gente che faceva formazione seria da 20 anni.
Questa è la delinquenza, cari miei, vera, organizzata. Questa è. Padre di famiglia a 50 anni e a 60, che si è trovata all'improvviso sul lastrico perché? Perché ogni anno si aggiungevano posti. In continuazione. La formazione professionale era arrivata a costare 400 milioni di euro l'anno. Signori miei, 400 milioni di euro l'anno. Vedete, io ero quello che riusciva a tenere in ginocchio un Parlamento da solo. 25 ore di intervento. Allora andò di testa Tony Scilla, lo riporta l'articolo, perché ovviamente voi immaginate 25 ore a sentire le mie stronzate lì, a parlare, voi lì, seduti lì, anche se per carità, certo, farlo a 300 euro al giorno, credo che lo fareste voi. Anche 150? Qua ci possiamo mettere d'accordo ora per far risparmiare le casse pubbliche, vediamo come sono disponibili. Però immaginate, io che intervenivo a ogni emendamento, avevo la Treccani ormai tutti gli argomenti, io potevo cantare anche Heidi. 25 ore, queste sono le testimonianze, signori miei, 25 ore. Ecco come mi difendevo, con la tecnica, da solo. E sono cresciuto sul territorio perché con quella tecnica li portavo dove volevo. Cara Alessandro, non era solo in consiglio comunale, tutti sti scienziatoni, pure da c'erano i sciccuni, non erano volanti là non erano volanti, là erano marioli, altro che. E guardate, quando ho avuto la possibilità di mettermi 150.000 euro in tasca, vedi la bandiera, ora ti cade un mito. Si è dimesso, campava bene. Dice De Luca, dopo tutto quello che ha subito, sicuramente sarà pulito, lavato con perlana. No, io ho avuto una tangente di 150.000 euro nella finanziaria del 2010, tanto ormai è prescritto, lo posso dire. Cos'era questa operazione? Guardatemi negli occhi, perché quello che dico io non lo sentirete dire da nessuno, perché tutti hanno intascato. C'era la famosa tabella H, che non è un virus, era un altro tipo di virus. Tu avevi un centro studi? Avevi l'associazione Pinco Palla? L'associazione da ballo? 50, 100.000, 150.000 era la notte quando si doveva fare la quadra, no? In base al bordello che avevi fatto, tacchete, soldi. E naturalmente, dopo tutto il bordello che fece, pensare che il mio borsino era il più alto, se vai, perché rinunciare a 150.000 euro? Adesso il bambino. Ma perché voi avreste rinunciato a 150.000 euro? Ora fate i moralisti! Oh! A chi volete prendere per il culo qua dentro? Mi mettono 150.000 euro sul tavolo, ci sputo ora, no? Oh! Lo sapete che ho fatto? Avis di Aliterme. Potete andare all'Avis di Aliterme e chiedere se gli sono arrivati 150.000 euro per comprare un'auto emoteca. Ecco cosa ho messo io nella tabella H, cari miei, avete capito? Ecco perché io sono diverso, perché la mia storia è diversa dagli altri. Io posso dire il frutto delle mie battaglie in quel Parlamento, gli altri no. Sono tutti corrotti, sì. E ne avete avuto la dimostrazione che ha portato, come ricordo, Gudissica, che ha nominato la Giuffrida. La Giuffrida era una bellissima giornalista di Antenna Sicilia. Giusto? La ricordate con tutti quei capelli ricci, elettrica? No. Poi la buonanima di Lino Leanza, amico mio, quando mi sciarriava con Lombardo si inseriva l'1,5, però giustamente tentava di fare psicologo, ma
era scarso da questo punto di vista, aveva mille facoltà, mille capacità, anzi un applauso a Lino Leanza, glielo voglio fare. Per la sua umanità. Ebbene, si inventa questo europarlamentare. Questo europarlamentare non viene più rieletto, sapete, è lì pure l'europarlamento è la casa di Gesù al cubo. Poteva stare questa con 80.000 euro l'anno a fare la portavoce di Musumeci, che poi non ho capito ancora perché una del PD va a fare il portavoce del missino Musumeci. Spiegatemelo. Com'è possibile che quando apriamo questo argomento c'è grande imbarazzo? E allora questa è la dimostrazione di come il Parlamento siciliano, pseudo maggioranza, finta opposizione, la mangiatoia li accomuna a tutti. Ecco perché noi non possiamo fare un percorso con nessuno di loro, perché sono corrotti tutti. E la cosa grave dov'è? Ma è pensabile che per aumentare lo stipendio della Giuffrida e portarlo ai livelli quasi di Bruxelles hanno fatto una legge in Parlamento? Quando mi ha chiamato Danilo, dice: guarda, c'è questa porcheria in aula. Ci hanno fatto una legge per portare da 80.000 euro a 160 più IVA, 180, non si capiva ancora, guardate. 160, 180.000 euro. Lo stipendio della Giuffrida, ex europarlamentare del PD, con una legge in Parlamento votata anche dal PD e 5 Stelle, dov'era? Dov'era in quel momento? Signori, ecco cos'è che fa rabbia, è che le cose magari non si sanno. Non si sanno, ecco perché noi dobbiamo studiare. Ecco perché noi dobbiamo fare i veri apostoli, quelli che diffondono i veri contenuti, che non ci possono smentire. Ma voi perché hanno tentato di ammazzarmi secondo voi? Tutte le carte dei miei processi si è vista sempre la matrice politica, sempre. Quando non mi hanno potuto ammazzare politicamente, hanno attaccato la mia creatura, la c'è Carmelo Satta. Un applauso al presidente nazionale della FENAPI, lui che ha fatto con me, io ero con lui quando andavo a mangiare alla Caritas perché non avevamo neanche soldi per partire. Suo padre mi ha prestato i soldi per finanziare la FENAPI, suo padre era un collocatore, ha preso la liquidazione, 300 milioni di lire allora, e me li ha dati perché mi vedevo un ragazzo che aveva un sogno e non ho firmato cambiali, me li ha dati. Questa è la mia storia, chiaro, e ne vado orgoglioso. Ecco perché quando vi dicono di De Luca è paccio, certo, perché se ognuno di voi mi ha confessato che avrebbe accettato i 150.000 euro, è ovvio che un solo pazzo li può rifiutare. Ecco, studiamo, perché bisogna rispondere colpo su colpo a questi delinquenti e ladri del nostro destino, del nostro futuro. Bisogna rispondere così, colpo su colpo, uno a uno. E guardate cosa noi dobbiamo assistere ora in questa fase. Mandiamo questo video della promozione dell'imbecillità siciliana, questo spot meraviglioso che ha fatto Musumeci, guardate che bello, tanto voi lo pagate, guardatelo. Guardate cosa ha fatto la Regione Siciliana con i fondi europei? Tanti progetti che oggi sono opere realizzate. Abbiamo creato nuove infrastrutture, reso i trasporti più moderni ed efficienti, migliorato la sanità, fornito nuovi servizi ai cittadini, abbiamo curato il nostro territorio, il nostro mare, abbiamo finanziato strutture e servizi turistici sostenendo l'occupazione per mostrare al mondo le nostre meraviglie. Abbiamo usato finalmente i fondi europei per migliorare l'isola. Regione Siciliana, il governo del fare. Dico, vi rendete conto
che stiamo oppiando, stanno oppiando anche i canali di informazione a colpi di milioni di euro, con i vostri soldi, i soldi più offerti sono i soldi per lo sviluppo, non per la propaganda dal sapore fascista. Vergognati Musumeci, da siciliano dico che sei un indegno da questo punto di vista a bruciare soldi così. I fascisti la sapevano fare meglio, vergognati. Ecco perché io desidero che sia Musumeci il nostro avversario. De Gozzo e De Cunaro, questo è solo l'aperitivo. L'aperitivo. Ecco come spendono i soldi. C'è un'intervista interessante stamattina, se la mandate, Dino Giarrusso. Dino Giarrusso. A un certo punto Dino Giarrusso gli fanno questa domanda. Non c'è? E la leggo io. Vi fregai. Questa domanda e questa risposta. Questa domanda e questa risposta. Vi posso spogliare, non vi preoccupate che mi tengo la camicia. Mi fermo qua, non vi preoccupate. Basta così, per favore. Allora, domanda che fanno nell'intervista, fanno questa domanda a Dino. In campo c'è anche De Luca. Per molti sarebbe una spina nel fianco per il centrodestra, ma non ritiene che Scateno possa erodere consenso anche ai nostalgici del battagliero Movimento 5 Stelle dei vecchi tempi? Risposta. Sì, anche se ne toglierà di più alla destra. De Luca è certamente un fenomeno particolare nella politica siciliana. Ma ha un suo seguito, non lo sottovaluterei. Chi ha consenso fra la gente è sempre temibile. Ecco perché ci temono. Grazie Dino, e a Dino dico, visto che legittimamente europarlamentare più votato, sarà un caso che collega Ismael Lavandera, non è una iena, non è una iena come te, senti Dino, facciamo una cosa, chiedi a Ismaele come si sta trovando, perché? Già te l'ha chiesto. E allora voglio dire una cosa, legittimamente Dino si è proposto a candidarsi al presidente della regione, è legittimo, europarlamentare più votato, attenzione, e lì è con le preferenze, quindi al di là di tutto hanno dovuto scrivere oltre 100.000 comunque il suo cognome, quindi onore al merito, non è nominato, è eletto, quindi ha diritto uno che prende 100.000 voti, permettete, di proporsi a candidato alla presidenza della regione? Sì. C'è un piccolo problema però. Siccome all'interno di 5 Stelle non lo sopportano, perché non fa parte del cerchio dei miracoli di Cancellieri, sua sorella, eccetera, eccetera, cari miei, è celeste e blu, come si chiama? Celeste mi pare che si chiama, Celestina. Come? Azzurra! Mannaggia, azzurra, c'è tutto ciò che 5 Stelle rimproveravano ai partiti, alle famiglie, ci manca solo candida pure, non lo so, a suo nipote, a sua cugina, e così completiamo la cerchia. I 5 Stelle che hanno impedito a Dino di fare il candidato alla presidenza della regione, perché?
perché ora anche quelle che erano il modo di individuazione all'interno dove si doveva eleggere la base, doveva decidere, designare i candidati, ora non vale più. E ora no, perché i sotto capelli niente ormai, caro mio, auscio che uno vale uno. Niente! Quindi giustamente vi rendete conto che questi, come hanno assaggiato i palazzi, si sono dimenticati di quando vendevano bibite, quando vendevano bibite allo stadio. Io non mi sono dimenticato di quando facevo il muratore barista, però. Anzi, lo dico sempre. Chiaro? Lo dico sempre. L'hanno assaggiato. Quindi ora le regole che hanno portato alla costituzione del Movimento 5 Stelle non funzionano più. Ormai non servono più. Ed è giusto che un Dino Giarrusso faccia una valutazione seria. E allora noi lo diciamo ufficialmente, alla luce del sole, incarichiamo il nostro portavoce, Daniele, Ismaele, perché qualcuno lo chiama Daniele, sì, Ismaele, Ismaele Lavardera, a parlare per conto nostro. È ufficiale, guardate, quindi non c'è qua, non c'è trucco, non c'è inganno. Primo incarico ufficiale che ti conferisce la platea. Parla con Dino Giarrusso. Vedi se vuoi fare un percorso con noi. Benvenga, benvenga. Andiamo alla conclusione. È ovvio che con quegli spot si oppia la stampa, i canali di stampa. Tanto ormai tutte le TV locali li stanno ammazzando tutti, devono chiudere. I grandi sistemi, io ho avuto rilevanza continua grazie alle TV locali, un applauso a loro, sono degli eroi, stanno tentando anche lì un colpo di mafia, falli fuori tutti quanti, tutti, e guardate che poi ci sono certi sistemi dove se non fai parte di certe logiche, cioè io mi sono stancata a pietire un'intervista a certe televisioni, guardate, io mi sono stancato di leggere tutte le puttanate su certi giornali e non avere magari pure quasi il trafiletto cronologo, quello là del, come si chiamano, i necrologi, mannaggia, non lo volevo dire, avete detto voi, ma anche un trafiletto tipo necrologio ne fanno su certi giornali, cioè non è una notizia che un ragazzo, dai sempre 28 anni, tu, 28 anni, cioè non è una notizia, un ragazzo di 28 anni rinuncia alle sue certezze, rompe quindi quello che è anche un atteggiamento di tanti voi, che deriva purtroppo, maledetto quel film di Lino Banfi, Vai avanti un cretino, che mi viene da ridere, quanti l'hanno visto? Ma non mettetelo in pratica, perché se io vado avanti da solo, voi piangerete perché mi ammazzano prima o poi, lo volete capire o no? Lo volete capire o no? Questa deve essere una sommossa di popolo! E allora, se non fa notizia la scelta coraggiosa di un ragazzo di 28 anni che si lancia senza se e senza ma per una battaglia del genere, ma allora questi giornali che devono pubblicare? Che cosa? Il cuttiglio classico dei palazzi, perché? Perché c'è l'oppio a monte pure, ragazzi. Voglio sapere quanti milioni di euro è costato questo spot, a quali canali sono stati dati, a che serve? A che serve? Perché sindaco di Sicilia, ve lo siete chiesti? E andiamo alla fase conclusiva di ciò che vogliamo. Perché sarà questo che svilupperemo nei prossimi incontri. Sindaco di Sicilia perché? Perché noi sindaci siamo tenuti per legge a dare conto del nostro operato ogni anno. Noi dobbiamo fare la relazione ogni anno. Certo, poi abbiamo gli scecchi volanti come a Messina, che avendo io presentato il primo anno la mia relazione e ho parlato 14 ore sulle cose fatte in un anno, sono rimasti talmente traumatizzati che dal secondo anno in poi non l'hanno voluto più discutere. Vero è. Guardate, e neanche il terzo anno, cioè viene nominato un commissario da parte dell'assessorato, abbiamo speso credo 3-4 mila euro per pagare il commissario, lì diffida, lo sapete che succede?
non convocano lo stesso Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è pidiota, fa parte del PD. Sì, lì abbiamo quelli che mi hanno fatto sempre la guerra, lì, PD e 5 Stelle a Messina. Poi ovviamente c'è Ettore Barbagallo che mi offre la granita a pedana, no? Perché giustamente fa gola alla nostra posizione, chiaro? C'è Cancellieri che mi chiama, complimenti perché siete usciti i primi in ambito nazionale col progetto Pinqua, che era quello per il risanamento, un bando a cui ho partecipato io, sono uscito primo, ho avuto in un colpo solo 170 milioni di euro per il risanamento di Messina. La legge speciale ha dato 100.000 euro, tanto per intenderci, fatti capire che comunque io sono uno di quelli che sempre vive col principio aiutati che Dio ti aiuta. Cioè io mentre aspettavo la legge comunque partecipavo ai bandi. Ecco perché si è rotto l'incantesimo. Però rispetto a tutto questo, sindaco di Sicilia significa questo, dare conto ogni anno di ciò che hai fatto, cosa che Musumeci non fa. Avere i conti a posto, tante entrate e tante uscite, come dicono ad Oxford, tante chette e tante bottone. Ma questo per i comuni è obbligatorio, perché sennò ti scattano, ti denunciano, corte dei conti, eccetera. La regione no. La regione quando deve finanziare le sue porcherie, che fa? Prende come un bancomat il fondo delle autonomie locali dei comuni e gli toglie i soldi. 2012 era 1,2 miliardi il fondo delle autonomie locali, ora è quasi 400 milioni di euro. Cioè in 10 anni hanno ridotto di 2/3 il fondo delle autonomie locali. Capite? Questo è. Allora sindaco di Sicilia significa questo. Io ho queste entrate e regolo le mie uscite e se sbaglio riduco i miei costi, non trasformo in daziere i sindaci ormai tenuti tutti a guinzaglio da questa visione gestionale palermocentrica di questi signori. Cosa vogliamo noi? Guardate, il nostro programma è semplice. Oggi comincerete a vedere da dove si parte. I miei 5 punti, per cortesia, eccoli qua, guardate, sono semplici, non abbiamo bisogno di fare altro, si parte da qui. Primo punto, abolire il pizzo legalizzato imposto dall'utilizzo politico mafioso della struttura burocratica regionale. Cosa significa questo? Perché non si fa impresa? Perché non investono? Perché gli allevatori ormai sono ridotti sul lastrico? Semplice. Perché se andiamo a guardare i capi dipartimenti, i dirigenti e questa e quella, sono figli della politica, cecchi volanti messi al posto sbagliato e giusto per fare clientele. Tanto per farvi un esempio, se devi avere una concessione per fare un lido, ti devi fare i cosiddetti viaggi della speranza tramite il demanio a Palermo, devi mettere qualche 100 euro in una busta, ti devi raccomandare con qualche deputato e passa sempre un anno. I punti nascita rientrano nel concetto di pizzo legalizzato, cioè continuano con le loro operazioni e qui ci sarebbe da capire perché a Sant'Agata chiudono, faccio l'esempio, il punto nascita e poi c'è una struttura privata che investe. Che investe in una struttura pubblica della città metropolitana e mi fa i servizi alle persone con i soldi della sanità, cioè con i nostri fondi. Signori, scusatemi, io non sto capendo. Ma sei tu? Non ci posso credere. Mica solo tu fai colpi di scena, no? Guardate. Scusate, qua è successo qualcosa di straordinario. Tutti in diretta, altro che la De Filippi. Ora deve salire qui. C'è Sara Pettinato. Sali un attimino qui. Sali con noi, accompagnala Danilo. Sara è una donna straordinaria. È una delle più brave oncologhe che fa interventi al seno. Qui a Catania. Vieni qua.
No, ti voglio soltanto presentare, poi ci sarà modo. Io ho visto il travaglio di Sara in questi mesi. Lei è consigliere comunale a Catania, eletta con oltre con 1300 preferenze. No. Quanto? 800 e qualcosa. Ci mise l'IVA io, sì. Ci mise l'IVA, vabbè. 800 e quanto. Ragazzi, io l'ho incontrata perché mi ha cercato, ho conosciuto lei, suo marito, e ho visto l'umanità, e quello che era il suo travaglio parlando dei problemi della sanità. Io ho chiesto di scendere in campo con noi. A un certo punto ho capito che c'era qualche cosa, forse una riflessione, forse un approfondimento ambientale. Ci avevo rinunciato. E qua mi ha fatto una sorpresa. Ci ha fatto una sorpresa. Grazie, il primo bacio di Catena. Grazie. No. Un applauso. Non potevo, sono venuta dal primo momento in incognito. È vero, ho tanta paura ancora oggi. Penso di essere una martire della sanità, ma non è questo un vanto, perché anch'io ho tanta fede e dico sempre che niente succede per caso, che la forza me la danno da lassù. Non volevo niente da Catena, non lo voglio ora, ma quello che voglio è per tutti voi, cioè avere una Sicilia migliore, una sanità accessibile a tutti, non avere bisogno per fare un attacco, una risonanza. Chi te la deve prenotare? Non voglio dire altro perché non voglio insultare nessuno, voglio solo costruire con tutti voi, però aiutatemi perché da sola non ce la posso fare. È 32 anni che lavoro, 20 anni che ho un sistema che mi presa, con tutto ciò lavoro tutti i giorni, e quando ci mandavamo i messaggi non potevo mai rispondere, e probabilmente non lo potrò mai fare, perché io prima voglio essere un medico. La politica per me è il servizio ulteriore che io voglio dare, proprio perché la salute è troppo importante. Poco fa mi sono anche preoccupata perché ho detto: che fa, si sente male Cateno, si leva la giacca giusto qui, non ho messo un defibrillatore, metteremo il defibrillatore anche qui, visto che è stata una delle mie più grandi campagne in questi 4 anni che sono al comune, oltre che quello che puntare sulla salute. Poi curare viene dopo, ma prima c'è la diagnosi precoce, quindi tutti i programmi di screening, questo io farò, null'altro non vi posso garantire. Poi c'è Cateno e tutta la sua squadra, grazie per avermi dato l'onore di essere qua oggi sul palco con te. Grazie. Sara, io confido in questa lampada, vedete? No, non è spenta. Vi preoccupate che è lì accesa. No, però la faccio luce io. Quindi lei si è sopito, perché siamo anche d'accordo in questo. Noi andiamo alla ricerca degli uomini e le donne, come i candidati che già ci hanno messo la faccia, e come Sara. E quindi oggi quello che chiedo a tutti di farla questa scommessa, e di farla anche con quelle che sono regole chiare che ci siamo dati, ed è fondamentale. Vedete, abbiamo avuto qua l'esempio, perché quando parliamo di pizzo legalizzato parliamo esattamente della sanità, anche usata con la logica politico trattino mafiosa. Lì scriveremo e declineremo tutto il significato, ma questo vale anche per avere una cava autorizzata, piuttosto che avere il via VAS, un'autorizzazione prima, piuttosto che altri, usare questi strumenti per taglieggiare le imprese. Questo è il primo punto, un punto fondamentale, perché il nostro sviluppo parte da lì. Quando ho visto Matteo Salvini qualche 3 giorni fa, io ho detto: amico mio, faccio io il movimento meridionalista come si deve, e partirà dalla Sicilia. Bravo. Perché?
Qua non siamo con il cappello in mano a chiederti niente. Ti faccio una breve riflessione però. Mi vuoi spiegare che senso ha prendere i soldi dell'Unione Europea, finanziare le delocalizzazioni negli stati dell'est, la delocalizzazione delle imprese del nord se ne vanno all'est o se ne vanno in altri luoghi, quando potete finanziare la delocalizzazione delle stesse imprese nel meridione e in Sicilia? Perché non si dà una lettura diversa oggi della questione meridionale? E allora questo mi ha guardato. Tu vedi, noi lanceremo una sfida alla classe politica. Noi saremo l'ago della bilancia. Ricordatevi quello che vi sto dicendo. Non solo la Sicilia. Noi diventeremo l'ago della bilancia a marzo 2023 in occasione dell'elezione del Parlamento nazionale. Mettetevelo in testa, perché partirà dalla Sicilia un vero progetto meridionalista. E questo diventa fondamentale per il discorso che vi avevo fatto poco fa. Vado subito velocemente. Secondo punto, risanare i bilanci della Regione, delle partecipate e degli enti territoriali con un piano regionale di riequilibrio economico finanziario pluriennale, previa operazione verità dei conti pubblici. Avevo fatto una legge nel 2010 dove avevo messo in chiaro il trucco della falsità dei bilanci della Regione. Falsi erano e falsi sono. Io lo so come si pareggiano i bilanci. Si prendono un migliaio di piccoli capitoli e si aumentano di 50, di 100.000 euro e fanno i milioni di euro. Signori, io sono stato quello che ha fatto il libro bianco sugli stipendi della Regione Siciliana nel 2009. Ma perché pensate che mi hanno ammazzato? Perché pensate che mi hanno fatto fuori? Ebbene, allora ho messo in chiaro qual era il trucco. Tutto il mondo delle partecipate scriveva nei bilanci dei crediti nei confronti della Regione, quindi non poteva essere messo in liquidazione, perché aveva dei crediti, no? Peccato che nel bilancio della Regione non c'erano i debiti nei confronti delle partecipate. Buco di 5 miliardi di euro. Di 5 miliardi di euro, avete capito? È emerso perché loro ho imposto al Parlamento l'operazione verità, mai applicata a Dodimè. Perché? Perché il 27 giugno 2011 mi hanno arrestato. È finita la mia storia, è finita la mia vita politica. Dopo che ho fatto approvare queste norme. E quindi qua c'è da discutere anche sui comuni. Io mi sono rotto le scatole di avere lo Stato che dà le mance ai comuni amici, amici e io, per risanare Messina. Ho dovuto fare un piano di riequilibrio, ho dovuto trattare con i creditori, ho dovuto abbattere con la mia autorevolezza il 50% del debito, dopodiché lo Stato prende 2 miliardi e 8 e li dà solo a 4 città italiane. Non è giusto nei confronti di quello che è il principio della buona amministrazione. Governo dei miei stivali, Parlamento indegno. Queste sono le cose, cari miei. Parlamento nazionale è lo stesso. E lo stesso sa in ambito regionale. Come ieri, Danilo, ma Musumeci ha dimenticato che la legge sulla premialità per la raccolta differenziata l'ha fatta Cadeno De Luca? Ah, se l'è dimenticato. E dovete ricordare come ieri dava gli attestatini, lui che si è venduto anche questo servizio e i privati fanno affari. Vergogna di Musumeci, non ha neanche speso i 60 milioni di euro del commissariamento che avevi. Sei stato commissario per l'emergenza rifiuti e grazie ai sindaci che questo risultato c'è stato. Tu li hai ammazzati. E cooperazione verità. Punto 3. Semplificare e decentrare al territorio la gestione burocratica, valorizzando le autonomie locali e i corpi intermedi con una norma regionale di intangibilità economico-finanziaria. Cosa significa? Sono sturziano, lo sono. Per me il palazzo, i palazzi municipali, se andate a guardare l'articolo 1 di Sicilia Vera, vi dice che è la Lega delle municipalità.
perché sono il baluardo sul territorio della democrazia, dei servizi, i palazzi municipali. E allora ho fatto una legge dove si dice una volta per tutte che quei soldi che vengono assegnati ai comuni non possono essere poi depratati, non possono essere rubati dalla legge di stabilità che fa la regione indiana e quindi a diminuirli. La legge di intangibilità significa questo. Comune, io tanto basta. E ognuno si regola con i suoi soldi. Decentrare significa che io per aprire un lido balneare devo andare al mio comune. Basta ora con questi viaggi della speranza, con questi tangenti. Basta con il pizzo legalizzato. Questo significa decentrare. Semplificare significa che io non sopporto più di avere pareri in contrasto dagli stessi uffici decentrati della regione. La sovrintendenza ti dice una cosa. Il genio civile te ne dice un'altra e la forestale ti mette un altro parere, dopodiché il parere ambientale che mette in discussione tutto, basta! Ecco cosa significa semplificare e decentrare, un solo ufficio, un solo parere, fottetevela tra di voi, ma datemi un parere, uno, che sia uno. Non con questi soggetti nominati dalla politica, ingegnere capo, chi lo nomina? Cateno De Luca, il sovrintendente, chi lo nomina? Chi la nomina questa gente? Quando vi dico uso politico mafioso, non è un termine forte, non è un termine a caso, perché poi in base al deputato che ha avuto nella propria quota la nomina dell'ingegnere capo, deve andare dal deputato a inginocchiarti per avere sbloccato un parere. E vale anche per i comuni questo. Questa è la mafia che io non voglio più in questa terra. Attuare lo statuto di autonomia, rilanciando sul fronte meridionalista in ambito europeo per trasformare l'insularità in un punto di forza. Sì, sì, quello per me è fondamentale. Perché? Ma scusatemi, e ribatto sempre a un punto, ma perché io devo avere, se voi venite il venerdì qua a Catania, vedete i voli che partono da Malta. Chiaro, ognuno ha i suoi passatempi. Ma perché cazzo non lo devo fare un casino in Sicilia io? Sentiamo, avanti. Sentiamo, per quale motivo? Sentiamo. E abbiamo fatto solo l'esempio, ma ne potremmo fare altri esempi. Abbiamo il 50% delle raffinerie, ormai raffiniamo il 50%, 50/60, a livello nazionale. E non ci fanno neanche le bonifiche, ci fanno morire. Ci fanno morire! Altro che defiscalizzazione della benzina. No, cornuti e bastoniati. Punto! Questa è, vedete, la Sicilia di Musumeci e dei suoi compagni di merende. Questa è. Quinto punto. Banale. Conquistare la normalità infrastrutturale e l'autosufficienza pubblica della gestione delle risorse naturali e dei servizi pubblici essenziali. Qua altro capitolo da scrivere. Cosa c'è qui? Lasciando stare le vie di collegamento, che sono quelle che sono. E meno male che in quello spot dice che è tutto apposta, ha bonificato la mobilità, forse per andare da casa sua alla sua segreteria, probabilmente. Questo sì. Quindi è una. Dopodiché, scusatemi, l'acqua è nelle mani dei privati. Chiaro? I rifiuti sono nelle mani dei privati. Il sole è nelle mani dei privati. Ma scusatemi, il vento. E allora in questa terra noi che ci stiamo a fare? Ecco. Questo è il concetto. La sanità che dovrebbe essere, si dovrebbe applicare il principio di sussidiarietà, invece no, chiude il pubblico e faccia aprire il privato. Ma perché? Non ho capito. Forse perché nell'ambito della sanità si adotta una certa logica, che ovviamente io l'ho vissuta personalmente, a me mi stavano ammazzando quando ho preso di petto Paolo Lapaglia, direttore dell'ASP di Messina, che ci fosse stato un solo delinquente, uno solo, uno, che
mi ha difeso. Tutti i parlamentari di tutti i gruppi, muti, zitti. Tutti i deputati regionali e nazionali zitti. Perché? Perché ogni settimana andavano da Paolo Lapaglia, non solo a chiedere il trasferimento dell'infermiere. E certo, poi quando ci sono certe connessioni tra la sanità e i palazzi di giustizia, magari certe cose non si capiscono. Eh sì, cari miei, non si capiscono. Tornando sempre a completare quei 5 punti, come vedete è semplice. Vogliamo semplicemente questo. Quindi da questi 5 punti ora cominceremo a scrivere il dettaglio. È ovvio che per me oggi è normale fare una scelta. Se continuare ad essere nord dell'Africa, è una scelta importante. E questa si chiama ponte sullo stretto di Messina. Non si scappa. Non si scappa, Roberto. È molto semplice. Io non lo voglio. Non lo voglio. Il treno, come si chiama la striscia bianca? Come? Ah, Freccia. Freccia bianca. No, perché quella che hanno utilizzato già a Nord è super consumata e ce l'hanno mandata qui. Come hanno fatto a Torino con l'ATM a Messina, pigliare tutte le autobus consumate che solo per smaltirli ci vogliono milioni di euro e a costo di un euro ne cala rubacca a Messina, non a me, ai miei predecessori. Cosa simile, vero Campagna? Una cosa simile, giusto? Ecco, perfetto. Ma qui siamo esattamente nella stessa. Se ancora c'ho le infrastrutture dei Borboni. Perché è inutile, una Ferrari se la fai andare su un terreno pieno di buche e sterrato potrà mandare a 300, no, deve andare sempre come una 500, quindi da 50 a 60, ha spiegato al mio amico cancelliere però, sotto i capelli niente, spiegatelo a lui, mi ricordo tutta la classe politica qui a inaugurare la Freccia Bianca, mizzica che grande affare, e che era contento anche Marco Falcone. Si aveva un caschetto, una cosa, i due bidditto, un bel fisico, eccetera. Com'è finita? Che probabilmente anche lì ci sono accordi trasversali a certi livelli. Concludo, perché da qui parte la nostra strategia. Vedete, a chi vi dice De Luca fa solo buci, vuole solo demolire. No, De Luca gli vedete in 5 miseri punti per ora. 5. Ah, vi ho detto in 5 punti si parte da qui. Scriviamo assieme il programma, sì, perché dobbiamo anche tenere conto di quelle che sono le singole specificità territoriali. Ecco perché ho fatto candidati io. Entro luglio candidati al completo e giunta di governo al completo, guardate. Questo è il percorso. E da questi 5 punti noi riscriveremo la storia di quest'isola. Perché? Perché guardate che nessuno è nelle condizioni di replicare alle nostre osservazioni. La Sicilia è stata stuprata dal centrodestra e dal centrosinistra. E Giuffrida, Giuffrida, tenete sempre in conto cosa è questa, Giuffrida è esattamente la chiave in codice di cosa significa cupola politico mafiosa. Perché soltanto chi ragiona con quella trasversalità può concepire certe porcherie, cari miei. E allora si parte da qui e si parte per il nostro percorso. Lasciamoli stare per ora i sondaggi. Il fatto che già ci danno terzi, lasciateli stare. Anche perché io ai sondaggi non ci credo. Quando mi sono candidato a Messina ero dato 4° ai sondaggi. Tant'è vero che allora il presidente Miccichè mi chiama e mi dice: senti, siccome ci tiene così tanto a fare il sindaco di Messina e c'è Danilo Lo Giudice che è Beditto, è Caruso, potremmo giocare come Ulemo, cioè, allora ti propongo di fare il candidato unico del centrodestra, così non hai bisogno neanche di fare campagna elettorale,
Era presente Danilo, allora veniva con me e cominciava a imparare il mestiere, perché ci disse: tu fai il deputato, comincia a scrivere emendamenti, intanto a fare nottate con me. E così ha fatto. Mi fece fuori a Sant'Anese e poi da deputato. Vedi che fu bravo, un applauso a Danilo. Mi offre di diventare il candidato unico, una settimana prima di depositare le liste, e io ero quarto nei sondaggi, quarto. Quindi ovvio che sono un pazzo, e quando dice è pazzo, sì, ricordategli questo episodio, ho detto no. Gli ho detto: se mi vuoi bene, unisci tutti con me. Perché? Perché la fezza politica che tu hai nel tuo partito è quella che ha rubato il destino di Messina, e io la mia faccia per questi delinquenti non ce la metto, hai capito? Ecco cosa significa dire no, ecco cosa significa non mangiare la vela del peccato, ecco cosa significa essere veri siciliani. Ora mi hanno offerto di fare vicepresidente della regione, sì, io ho detto no, tranquilli, e saranno, mi vorranno di fare il presidente, il candidato loro, perché? Perché alla fine vi dico già come finirà: nessun notabile del centrodestra si candiderà perché sa di perdere. Così, questo non vuol dire che vincemo noi. Ammazzava chiaro, questa attenzione, caro, dovete lavorare, dobbiamo lavorare, tutti, tutti! Ma loro è matematico che perdono. E io, come gli ho detto l'ultima volta che c'era qui, Danilo, ci si guarda, io sono abituato a pane e acqua, sono abituato a tutte le angherie di questo mondo. Quindi sai, per me perdere non cambia niente, vivo di me, di mio. Però state attenti, ci disse, e malauguratamente perdete, neanche potete andare a zappare, perché non sapete che cos'è la zappa. Disoccupati! Disoccupati! E quindi? No. E quindi impazziscono. Ora che succede? Musumeci sarà ricandidato, non perché sta facendo queste porcherie di spot, perché non hanno a nudo che potranno candidare. Musumeci è formula te. No, c'è posto Parlamento. Per lui, per razza, e non si sa se tutti dicono, o l'avvocato qua che ha lo studio con razza, mi ricordo, Trantino, no, ora c'è una variante al tema. Perché lui con l'AST non ha mai cercato posti di lavoro all'AST. Voi immaginate uno che scende nella palude, non piglia la malaria, non su me, può andare a cercare posti all'AST o nelle varie partecipate. Non vi permettete neanche di pensare, se no vi querela. E allora Musumeci, querelami, perché io ripeto quello che ha detto Tafuri, che è stato sospeso dal ruolo, era presidente dell'AST, ha detto: da me venivano tutti per avere i posticini. Dice: ma Musumeci? No, lui non veniva, me ne dava confidenza, mandava il suo segretario particolare. Ecco chi è Musumeci, cari miei. Lui manda gli altri perché non ha mai il coraggio delle proprie azioni. Perché nella vita bisogna anche essere uomini. Si può anche sbagliare nella vita, ragazzi. Dice: vabbè, stavo da mannau male, pazienza, pago. No, lì c'è anche l'ipocrisia al cubo, cari miei. Quanto rido quando mi imita. Ora va a carezzare i cani, pochi gatti. Oh, Musumeci! Oh, Musumeci! Ma se guarda Insigne pure a Ciaramedda fra poco! A Ciaramedda! Ecco, questo è l'antipasto, ma manco l'aperitivo è.
come sarà la nostra campagna elettorale. Quindi centrodestra ricandiderà Musumeci perché non ha che fare. E noi siamo felici. Noi vogliamo Musumeci. Voi vi ricordate? Zitti tutti. Poveretto Musumeci, ti prendono per il culo e non ti accorgi niente, e allora te ne devi andare a fare in culo. Vi lascio con questo auspicio, anzi, stavolta non vi lascio con nessun discorso roboante, tipo, perché ormai parliamo di Musumeci, sono... Allora cantiamo, noi ci lasciamo cantando, dandovi appuntamento il 25 di aprile a Ispica, lì festeggeremo la liberazione della classe politica di questa banda Bassotti politica. Do appuntamento alla provincia di Trapani, di Agrigento e di Palermo al sabato 30 aprile alle ore 9:30 al Cineteatro Golden di Palermo, che ora è il nostro inno. Sì, terra d'amori, la nostra Sicilia, ce la cantiamo assieme, l'andiamo con la musica, grazie, grazie, partiamo con la nostra base. Cose dolci, si sente tasta terra di cui vi parlo, na per la rara, domenzo mare, che come viti, si incanto cori, fici impazzire, i meglio popoli, chi pida si sciarriaro, perché to sangue, e da cintra sia, e non c'era cura, chi li guaria. Una notte che raggio cuore, picchiato decadenza, una pozza a cittare, tu sei a evita e te liberare, e sogno pronto e me faccio mazzare. Hey, terra d'amuri e di bellezza rara, noi siamo pronti pure alla morte per liberarti di sta mala razza. Che ti zuga usando come una mala sorte, pida canto, con matte moro, mille sposare, con tutto il cuore, terra d'amore, e di gatto parti, che ancora aspetta un governatore con i patti. Oh, Danilo, me l'ha insegnato lui. Ce la faccio. Io sogno pronto ad abbracciarti e per tutta vita servirti ed onorarti. Siamo in Sicilia, terra di fuoco, che aspetta fine di sto malo gioco. Io sogno pronto ad abbracciarti e per tutta vita servirti ed onorarti. Siamo in Sicilia, terra di fuoco, che ancora aspetta a finire di sto malo gioco.
e di Pizzarrara. L'esercito di liberazione è pronto a partire! Seguiteci, l'appuntamento il 25 ad Ispica, poi il 30 a Palermo al Teatro Golden, e seguiteci anche sui nostri canali social. Catena De Luca, sindaco di Sicilia Vera, grazie a tutti voi per essere stati qui, grazie Sicilia! Una promessa è un debito. Grazie.